No. Io faccio questo saluto sperando che mi sentiate, chiunque voi siate, popolo sconosciuto. Buonasera. Si sente. Si sente, oh. Si sente, hai verificato? Giulio, sei diventato gigante nella miniatura, ok? Cosa vuol dire? No, ti ho rimpicciolito a posto. No, per una volta che ero grosso. Ma sono triste. No, sei più grosso degli altri. Però prima ti si vedeva solo il naso. Allora è meglio di no. Troppo grosso. Allora, buonasera a nessuno per il momento, in realtà, perché siamo noi. Mercoledì sera non è una data molto efficace dal punto di vista della nostra programmazione, ma è l'unica che... Stai laggando brutalmente. E cominciamo bene. Non mi sembrava di laggare, sto laggando? No, non sta laggando. E allora sono io sto laggando, ottimo. Ecco. Ma se laggi tu, laggano tutti. Esatto. Stai laggando? No, ok, un po' è laggato adesso. Ok, è lui, sì. Non sono io.
Adesso sì. Ma perché c'ho... Perché abbiamo un ospite, e l'ospite c'è la banda, e quindi di conseguenza è un mondaccio. Che vuol dire? Bondat. Dice che in realtà non è colpa sua perché non sta usando internet. Mannaggia, ah, vede un ospite a casa, ok. Sì. Comunque. Che palazzo si doveva assorbire. Oh, era un po' che non eravamo tutti in sessione, Volta scorsa. Il giorno giusto, oltretutto. Dalla volta scorsa, che era una settimana e tre giorni fa, quindi era un bel po' effettivamente, non era mercoledì, era lunedì. E poi Bor non era propriamente in sessione, Bor era ogni tanto fuori, ogni tanto dentro. Bellino, testa in pigiama blu. Arrivi. Col cuscino, so, con le banane. Non c'è nessuno stasera perché Bor non mette la webcam. Se Bor metteva la webcam stasera eravamo... Così pieno di femmine. Persone, esatto. Invece è anche un po' di maschi. Se Bor metteva la webcam, probabilmente... La giusta percentuale. Andavamo a putane. Se Bor avesse messo la webcam, comunque. No, sì, infatti, non ho detto nulla, ma vabbè. Congiuntivi un po' così. Italiano è un'opinione. Qua stiamo giocando a D&D, non stiamo giocando all'italiano. Giocando all'italiano. Considerando le traduzioni degli ultimi manuali, c'è da dire che probabilmente l'italiano non lo conosce neanche la Wizard of the Coast, quindi... Cioè, ma senso... guarda che neanche l'Asmodee scherza, o giochi da tavolo con traduzioni che fanno ridere. Almeno l'Asmodee finora era... No, ma io ho un mini snacks qua sulla fronte. Oh, no. Per dirti, anche il manuale di HeroQuest ha traduzioni fatte davvero davvero male. Bello. Parlo della nuova edizione. Beh. Ok. Allora. Io ancora spero che non sia lo... perché i traduttori non vengono pagati abbastanza e quindi lo facciano apposta. Spero che sia perché... Allora, penso che la prima parte della frase era giusta, perché i traduttori non vengono pagati abbastanza. Vi racconto un aneddoto. Vai. Mia cugina Papà Bor, ci racconti un aneddoto. Papà. Mia cugina lavora per un grosso mobilificio che fa mobili di lusso e tutto, italiano, e questi praticamente hanno la pagina del sito con la descrizione dei mobili e tutto tradotta tipo in 28 lingue. Hanno assunto mia cugina per ricontrollare le traduzioni, sistemarle e fare le traduzioni dei nuovi prodotti. E lei ha trovato sul sito cose abominevoli, tipo nella descrizione di un divano c'era praticamente descritto un atto sessuale con tanto di bestemmie in francese, mentre su una poltrona c'era scritto che era utile per fare le uova strapazzate in tedesco, perché i traduttori tanto dicevano questi sono italiani, non ne capiscono un cazzo, e quelli iniziavano a mettere cose completamente a caso. Ha dovuto rifare praticamente tutto l'inventario del sito, pagina per pagina, ci ha messo un anno e mezzo a correggere tutta sta merdata. Ma era così per sfizio, perché non li pagavano abbastanza? No, era così perché i traduttori si passavano il tempo a fare stronzate. Ok, semplicemente gente che non voleva voglia. Bello. Onesto. Poi vabbè, c'erano tipo dei prodotti che avevano la stessa traduzione, tipo la stessa descrizione, che era la descrizione di una sedia attaccata su un tavolo, una cucina, un mobile del bagno, copia e incollata, per fare prima. Bello, utilissima per la SEO, bello. Potevano, a questo punto, mettere direttamente lorem ipsum. Esatto. Sì. Esatto. Facevano più bella figura. Almeno potevano dire che era in via di costruzione, no? Cioè, invece no, proprio così. In un tavolino, ci stava un tavolino che costava tipo 2000 euro, tutto intarsiato, che ne so, una roba incredibile. Brutto, fortissimo. Comunque io vorrei riportare sul a noi e dire una cosa. Da quando abbiamo fatto moderatori Cocco e Terry, non ci sono più in live. Sono spaventati. Sì, sono portati a casa la promozione. Praticamente sto tavolino aveva come tutta la descrizione del tavolino bella e fatta. E sotto c'era scritto: cretino, vedi che costa troppo, vai all'IKEA.
Seriamente? Inco. Sì. Ma chi te l'ha chiamato a tradurre? Per curiosità. Ma guarda, non lo so. Non lo so. Immagino gente sottopagata, pagata tipo con contratti di prova a 3 mesi o roba pagata da 20 giorni. Esatto, con le noccioline. Dopo che un tot di clienti si sono lamentati dicendo che le descrizioni erano strane, allora hanno deciso di assumere persone competenti che hanno trovato strane, leggermente strane. Vabbè, andavano un sacco a comprare da Ikea, però Ikea ci ho guadagnato, secondo me. Quindi costa troppo. Arrivo, sto cercando di risolvere una cosa sul telefono, ma non ci fallirò miseramente, quindi niente. Oh, comunque... Va bene, allora, torniamo a noi. Vai. Come vi ho consigliato prima ancora di iniziare a giocare, fatevi vi conviene... A parte, spero vi siete fatti personaggi nuovi. No. Questa è... No, ovviamente. Pessima scelta. Della speranza di non doverli fare, in realtà, quello... Io... Vabbè, saremo in sessione a fare personaggi nuovi, capito? Il mio demone mi resusciterà, non è un problema. Io scappo. Tiro fuori Calazzo. Vabbè, te ne hai 400 di miei personaggi. Senti, cioè non... io ho un ognomo. Che cavolo era quel coso? Un ognomo artefice. Con i cannoni. Io faccio un altro chierico allora. Io ho un ognomo artefice. Oh, allora ragazzi, potrebbe ritornare Fargrim. Esatto, c'è un Fargrim, c'è un Tifling, ho anche un Tifling Warlock Killer. Okay. Poi ho Bor. Ho fatto il mio Goliath Barbaro. Bor non è il personaggio di un'altra campagna, non conta come personaggio di riserva. Vabbè, lo chiameremo Sbor. Lo chiameremo Bir. Lo chiameremo Bob. Bic. È un venditore di penne ambulante. Lo chiameremo Bob. Oddio, t'ammazzo. Lo chiameremo Bob. Bob. Il cugino. Allora, al di là di questo, l'altro consiglio per la sessione di stasera è accendete il cervello, cari ragazzi. Perché se no stasera faccio un No, io non ce la faccio. Che veramente vi pulisco. Cioè, veramente, non ci rimane niente dei vostri non personaggi. Ve lo dico. Non contate assolutamente. Io ve lo dico perché stasera veramente se fate un passo falso siete tutti morti. Siete messi senza cure, senza incantesimi, senza punti vita, siete veramente messi male. Ma coi punti chi? Oh, un monaco cieco pure. Un monaco zoppo pure. Un monaco zoppo. Bellissimo. Un monaco zoppo capitano di una nave. Ah, ok, pensavo Meo Tashund, che sennò... Infatti anch'io stavo capendo. Sommato. Senza ira, cazzo, non c'è l'ira. Non c'è neanche un euro, amico mio, non c'è neanche un euro. Vi faccio un riassunto di quello che è successo l'ultima volta. Non vi faccio riassunto. Prese. Vi faccio riassunto? Sì. Vabbè. Sì, ma non l'ultima volta... Non faccio riassunto. Scusami, ho iniziato a parlare. L'ultima volta l'Andedrosa ci ha quasi ammazzato tutti. Perché Berkas si è alzato il cappuccio? È la sua parte depressa e triste. Ho freddo. Allora, l'ultima volta vi siete ricongiunti con Snax. Snax e Bora hanno scoperto che c'è un altro coboldo, che è quello che ha fatto le trappole, che più o meno si ricordava che c'erano 3/5 trappole in tutta la caverna. Che però è ubriaco. L'hanno incontrato e gli hanno detto: "Ma io vi aspetto qui, che poi sono libero e felice." Perché scartocchi mentre parlo, cazzo? Gurir, muta il ce microfono. Ce l'ho con te. E lui tremma, ci mette la patatina lentamente. Se sta fermo è come Drax, esatto. Comunque, vedi, Bor e Snax hanno incontrato questo coboldo di nome Rakmagus. Poi dopo, tutti insieme, hanno esplorato la stanza di Frulamondat e avete trovato, tra le altre cose, una mappa con disegnato una freccia e una nota, che spero vi siate annotati, e sotto un tappeto un buco. Siete scesi nel buco e vi siete trovati a fare i conti con Langdedrosa e 5 guerrieri scelti da lei. Ne è seguito uno scontro brutalissimo. Lui?
No, è una donna. Lui, scusate, no, lui. Lui, era lui. No, è Furlamondat che è una donna, mi confondo di sempre. Perché anche la prima volta che ci hai fatto incontrare avevi detto che era lei. E poi, ma perché e poi mi confondo con Furlam. Okay. Vabbè, è un mezzo drago. Allora, è un mezzo drago. È un mezzo drago gender fluid, va bene? Ok, è LGBT+. L'arcobaleno sull'armatura. Vabbè, è un drago arcobaleno. Voglio, la voglio. È un drago arcobaleno. comunque, vi siete scontrati con il drago arcobaleno Lagdedrosa e con i suoi soldati scelti. Lo scontro è stato brutale, c'è chi è finito a terra ripetute e ripetute volte, tipo Tashund, due o tre se le ha fatte tutte, ma alla fine siete riusciti ad abbatterlo e a vincere lo scontro. Avete fatto stremati, stanchi, scarichi di ogni risorsa, vi siete sparati un riposo breve e adesso riprendiamo qui. Spostoci pure in mappa, già fa, così vi ridescrivo. Non l'ho fatto, no, non l'ho fatto. Cambio la musichetta. Allora, io ho un'idea. Aspetta! Buono, non ho detto iniziate, ho detto spostaci in mappa. Che diverso da iniziate. Vi ridescrivo, per amor di completezza, la stanza in cui siete, visto che è passata... sono passati 10 giorni, praticamente. Allora. La stanza è una caverna. La camera è stata allargata e rimodellata rispetto alla forma originale. Il pavimento e tre delle pareti sono lisci e varie stalattiti e stalagmiti sono state levigate fino a diventare colonne scintillanti. Abbasso un po' l'audio della musica. Ogni superficie luccica di umidità e l'aria è calda e soffocante. Le pareti piatte della camera sono decorate da delle incisioni poco profonde di draghi astratti, code di drago che si intrecciano in elaborati motivi e nodi che scorrono lungo tutte le pareti. Spicca, in modo particolare, la creatura raffigurata nell'angolo nord-ovest. Qui ve la pingo. Qui c'è un'incisione di un drago a 5 teste che emerge da un vulcano in eruzione. Sotto di lui ci sono altri draghi che, sovrastati dalla mostruosità a 5 teste, accorrono al suo fianco. Davanti a questa incisione c'è un piccolo forziere di legno con intarsi in argento e madreperla, che siede in un angolo del pavimento. Questo è quanto vi trovate davanti. Qua ci sono delle scale che salgono. Qua ci sono delle scale che scendono. Ok. Questo è questo. Svegliate. Io sono sdraiato per terra incosciente. Siete tutti più o meno sdraiati. Stanchi. Al mio risveglio vado a controllare il forziere. Ah, vi ricordo che tra le altre cose avete trovato una chiave nelle stanze di Mondat, mi sembra. Sì. 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 Ce l'ho io, mi sa. Non mi ricordo chi c'è. Sì. Ok, vai a controllare il forziere. Io mi avvicino a te prima che l'apri, faccio aspetta che il comodo quello lì che non parlava bene come me ha detto che c'erano delle trappole, magari una trappola, però ci hanno anche detto che alcuni tesori erano sotto nello scrigno, sotto il drappè, sotto il drago. Questo. Andiamo con ordine iniziativa, visto che c'è più iniziativa. Snax, cosa fai? Io mi avvicino al forziere, piano piano, e lo osservo per cercare di capire se mi puzza di ingegneria cobolda. Ok, fammi una prova di percezione. Ok, mi puzza di ingegneria cobolda? Fantastico. Allora, capisci che è chiusa a chiave e che al 99,999% c'è una trappola, anche perché nessuno sarebbe così stupido da mantenere uno scrigno senza una trappola in una stanza del genere. Guardo tiro e faccio no, sento la puzza del coboldo, no, questa è una trappola, fidati. Ok, è una trappola. Sei un coboldo. I coboldi fanno le trappole. Come si toglie la trappola del coboldo? Noi le facciamo. Poi per toglierle ci facciamo finire qualcuno dentro. Fa un mega. Ha senso. Sì.
Posso cercare di capire che tipo di trappola è, come si potrebbe attivare? Tirandoti un... indagare, suppongo? Sì, ma lo fai con svantaggio perché non lo tocchi. Ok, di svantaggio. Perché ovviamente se lo tocchi hai paura di farla scattare. Cioè, mi puoi dire anche che la tocchi. Non sapresti. Potrebbe essere nel lucchetto, potrebbe essere sotto, potrebbe essere ovunque. Ok. Allora, io ho due idee. Mi avvicino anche agli altri. E tocca proprio a te, peraltro. Mi avvicino anche agli altri. Io ho due idee. La prima riguarda il forziere. Cioè, andiamo dal coboldo sopra, gli diciamo che c'è una trappola nel forziere, vediamo se si ricorda come disattivarla. Perché dico di salire? Perché l'altra idea è quella di... Il corpo di... Giulio, il corpo di Land of Rose è ancora qui, no? Sì, sì. Perfetto. Andiamo a prendere Testina lì, che ha quel magico cappello che le permette di assumere l'aspetto delle persone. La portiamo qui e gli facciamo assumere l'aspetto di Land of Rose. La mandiamo avanti e vediamo che succede. Con la sua oratoria magari potrebbe darci del vantaggio. Soprattutto con la musichetta di sottofondo parlare... che accompagna sempre. Ok, ricordo che parlare è azione gratuita, anche se non tocca a voi potete parlare, eh? Non vi è vietato. Io sono salito per terra disattivato, quindi... Quindi che facciamo? La mandiamo in esplorazione in avanti? No, ma magari possiamo... che ne so, fare finta di essere tutti legati e lui ci trascina, non... Qualcosa... Io posso fare finta di legarvi. Altrimenti, intanto, l'idea di tornare da Testina lì su, magari a qualche altro fungo... come quelli dell'altra volta, non è che sarebbe male. Sul come volta agire... vedete che non li aveva, ci avete già provato. Gli aveva già detto picche. Su come agire, il fatto che lei possa prendere le sembianze di Landredosa potrebbe giocare a nostro favore. Come farlo giocare a nostro favore è tutto da capire, perché non sappiamo effettivamente cosa ci aspetta al di sotto. Però io suppongo che quella scala sia quella, e indicava la scala a nord, sia quella che avevamo visto dove c'erano i coboldi, quelli con le scaglie nere. Suppongo. Non vorrei provare a salire da lì, visto che in teoria la zona è piena di trappole e rischiamo di fare una brutta fine. È una buona idea, così se incontriamo i nemici, gli amici la guardano e diranno: no, ma lui era morto, perché è ancora vivo? Dovrebbe essere morto. E mentre loro pensano, noi tiriamo la botta in testa. Ma loro non sanno che è morto. Questo è vero. Allora saranno tutti sull'attenti, e faranno: capo, dammi gli ordini. E noi andiamo lì e gli tiriamo la botta in testa. Certo, sperando che non si chiedano perché Langredosa non stia facendo rapporto. E magari sta cercando a controllare. Andiamo. Poi scusate, ma... Non è che è passata un'ora e non sono venuti qua. L'Andredosa ci avrebbe uccisi, quindi perché fa finta di essere legati? Cioè, potrebbe comunque essere abbastanza sospetto, perché lui non voleva tenersi in vita. E quindi cosa potrebbero dire, cioè cosa direbbe il finto Landredosa per giustificare che siamo ancora vivi? Che ci ha fatto schiavi? Magari possiamo legare noi lui. Pensiamo come coboldi, pensiamo come draghi. Possiamo legare lui, cioè non lui, ma lei travestita da lui, e lo portiamo e diciamo: ah, rendetevi o lo uccidiamo. Io tipo mi sveglio di botto con un urlo. Tipo memino del tizio cosino che si sveglia tutto storto. Faccio: che cazzo è successo? Stiamo discutendo cosa fare. Riguardo a cosa? Ah, come non morire di nuovo. Di nuovo?
Un'altra alternativa potrebbe essere mandare Killian sotto e farlo saltare in aria nella speranza che non ci crolli tutto addosso. Ma quello è l'Angded Rosa? No, quello è l'ongo della rosa, scusa. Quello è l'ongo della rosa. Ma è morto? Eh sì. Come è morto? Su te. Come l'ho ammazzato io? No, non è vero. Così mi hanno detto, io ero svenuta. Non mi ricordo un cazzo. Kill. Sì, Kill, ma fa culo, sono io Kill. Zaza. Ho iniziato a parlare da solo, impazzito. Zaza, che è successo? Ho una notizia da darti. Non me lo ricordo. Nice. Bene. Nice. È morto comunque. Sì, siamo stati bravi, anche se siamo morti un sacco di volte. Svenuti. Io sto bene. Perché quando svieni non muori, vero? Sei solo svenuta. Sono svenuta, ma vabbè, non importa. Tyr Kareem. Okay. Te senti una voce che ti parla nella testa, Tyr. Tyr. Ah. È vicino. Mi avvicino alla cassa. È più vicino. Sì. Ecco. Cosa c'è con la cassa? Devo andare a parlare con quel coboldo. Assolutamente. No, aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Aspetta un attimo, prendo il manuale. Ma quella chiave che abbiamo trovato non stavo perdendo. Snax ha detto che lì c'è una trappola cobolda. Ma magari con la chiave sua non scatta. Ok. Io non so quanto ragionino bene i coboldi su questa cosa, perché i coboldi, come ha detto Snax, sono fatti per fare cadere la gente nelle trappole, non per farli passare. Quindi se qualcuno vuole provarci, per me va benissimo. Se no andiamo a chiedere al... Che sta facendo? Ok, posso farlo io. Posso provarci io ad aprire quella cosa. Ma tieni, l'ho portato il manuale. Dai, devo leggere solo una cosa che non mi ricordavo dei costrutti. Sì, sono immuni al veleno. Non immuni, resistenti al veleno. Sono immuni alle malattie. Ok. Però vantaggio ai tiri salvezza su veleno e prendo la metà dei danni. Ma però potrebbe essere veleno, potrebbe non essere una trappola. Esatto, potrebbe non essere una però se esplode prendo danni da fuoco, che è di mezzo, quindi va bene comunque. Però se scoppia tutto. Quindi stai offrendo volontario per provare ad aprire la cassa con la chiave? Sì, sono quello messo meglio. E poi il fuoco è il mio elemento. Ok, tieni la chiave. Io mi guardo intorno, chi ha la chiave? Sì, io per grazia mi allontano. Sì, okay. Anch'io. Ma tipo dietro la colonna. Vai. Buona fortuna. Mi metto qua. Metto la chiave dentro. Fucci fucci con Snax che addirittura salta addosso a Tashund. Metto la chiave dentro. Ok. Che succede? Entra. Ok. Poi tipo giro leggermente per sentire se è la sua chiave. Sembra di sì. Giro un po' di più finché non sento stock. Ok. Dopo un po' vedi che fa cluc cluc. Si apre? Se lo provi ad aprire te lo dico. Provi ad aprirla. Ok, allora prendo. Quanto è grosso sto baule? Gurir, per favore, muta il microfono. È un bel baulone. Riesco tipo a trascinarlo e spostarlo un pochino? Sei sicuro di volerlo sollevare? Non voglio sollevarlo. Sei sicuro di volerlo spostare? C'è spazio dietro al baule? Sei sicuro di volerlo spostare? No, c'è spazio dietro al baule? Sì. Ok, mi metto dietro al baule. Ok. E lo apro. Prendendolo per i lati, la parte alta, proprio tipo, lo prendo con le punte. Non succede la bellezza di nulla. Ok, guardo dentro, cosa c'è? Avevo ragione. Okay. Vedete tutti che apre il forziere e non succede nulla di brutto. All'interno ci sono vari oggetti, vedi? C'è una fila di perle, c'è un anello d'oro con zaffiro, c'è un borsellino. Inoltre, vedi che ci sono anche gli oggetti che vi erano stati sottratti quando siete svenuti. Olè. Come fa a entrare il bastone di Tashun là dentro? Lo hanno spezzato. Non fare domande. No! L'hanno spezzato. Non c'entrava, hanno tenuto solo la parte sopra, ovviamente.
Quindi Tasho dovrà trovare un altro asta. Ce l'ha già, ce l'ha già l'asta. Ci attacca di sopra il pezzo e via. Se ho capito, è di metallo. Come l'hanno spezzato? Colpo d'ascia. Solo il pezzo l'hanno sopra? Spezzato. No, no, è proprio di metallo. È un'asta di metallo. Come l'hanno spezzata? L'hanno segata. Metallo. Ah, l'hanno piegata. Segata. L'hanno segata. Ah, segata. Che cazzo. Se vuoi posso provare a saldarlo dopo. Se vuoi provare. Vabbè, è riparabile. Tra entrambi i pezzi io c'ho riparare come incantesimo. Cioè, nel senso, è riparabile. Un fabbro te la ripara tranquillamente anche senza bisogno di riparare. Poi con riparare la ripari anche senza bisogno di fabbro, effettivamente. Cioè, nel senso, non è che... Piuttosto che pagare soldi, può riparare a lei. Siamo poveri. È tranquillamente riparabile. Vero. Io mi avvicino e mi metto in modo da vedere il contenuto, ma da non essere troppo vicino. Ok. Mano magica. Sì. Prendo quello che mi interessa. Ok, che presumo sia il ciondolino. Sì. E mi defilo. Okay. Ma tu potevi aprirlo con la mano. Perché? Stavo perché iniziando a rivalutare la mia scelta. Non sono la stufa, ancora! Guardo Tashud! Beh, effettivamente... mi rimetto il ciondolo e a quello che mi ha detto rispondo semplicemente con ne riparliamo se ne usciremo vivi. Comunque, tutti potete risegnarvi gli oggetti che avete perso a Greenest. Quindi anche le due pozioni di cura! Esatto, anche le due pozioni di cura. Ma sì. Infatti mi rimetto finalmente il simbolo di Bahamut e sono... Mi sento molto sollevato dalla cosa, vedete proprio tiro un bel sospirone di sollievo. Io ho ritrovato il mio calamaglio e il mio pennino, posso scrivere di nuovo, gang? Anche il mio sacchetto di sabbia! Pugnaglio! 10 danni. Per testa gli oggetti che vi hanno rubato, sappiatelo. anche se vedete, essenzialmente Tasho sta tenendo una parte del drago un po' da una parte dall'altra e la sta guardando così, come per dire. Che c'è nel sacchetto? Ah. Una mezza dozzina di gemme preziose. Me le segno. Stiamo iniziando a fare soldi come a... Come cazzo si chiamava? Quella del verbo bonk. Mezza dozzina di gemme. Com'è che si chiama la città dove c'era Host? Omelet. Stiamo facendo soldi come Omelet. Rompiamo l'economia. E invece per quanto riguarda gli oggetti che non appartenevano a noi, con individuazione del magico, c'è qualcosa di magico? No. Ok. Beh, prendete l'anello. Che cosa c'era? Un anello e una collana di perle? Una fila di perle e un anello d'oro con zaffiro e questa mezza dozzina di pietre preziose. Una fila di perle cosa si intende? È tipo, può essere sia un bracciale che una collana, solo che dipende dall'ampiezza che vai a coprire. Ah, ok. Vabbè, li segno. Va bene, perfetto. Magari che è una collana e ben gigante può essere. Quindi abbiamo due cucina. Anello d'oro con... Zaffiro, quindi è blu. Ok. Strano che sia blu. Cosa avete recuperato? Di utile. Calamaio e pennino. I miei dardi. E un coltello e 20 quadrelli. I miei dardi e... Beh... Che altro c'ho? Una tagliola. E anche il mio... Dragon Ball che però è rotto. Ok, quindi nel portiere. Quindi nessuno di voi aveva con sé pozioni o altro? Sì, c'erano. Ci sono anche due pozioni all'interno del coso, da quello che vedo. No, le due pozioni erano le mie, quelle che c'erano là dentro. Sì. Nessuno di voi oltre me aveva altre pozioni? No. Bene. Quello che tu è del branco. Appunto, chi ha messo peggio? Nessuno, perché stiamo respirando tutti. Come li vedo?
Allora, vado da Triel e una gliela do a lei. Siete tutti coperti di sangue e feriti. Io vado da Triel e una la do a lei. Anzi, gliela do tutte e due. Tieni. Tieni, vedi tu quello che devi farci. Sì, ma se... Vabbè. Allora, okay. Da dire che tra Triel, Tashun e Snax fa una gara chi è più coperto di ferite. È proprio una gara interna abbastanza elevata. Sei tu quella con competenze mediche, decidi a chi darle. O voi due ve ne volete litigare una? Chi? Le lucertoline. Se me la vuoi dare la prendo. Litigatevene una. Detta così. Allora. Vabbè. Litigatevela, ve ne da una. Io ovviamente la do al capo. Ma cioè non ne possono bere mezza a testa? No, non funzionano così, mi dispiace. Cioè, è prendere metà dei punti a testa, non funziona non così. Funziona così. Vabbè, me l'ha ceduta gentilmente. Ringrazio. Ok. Perché non funziona così? Cioè, funziona solo se me la bevo fino all'ultima goccia. Esatto. Sì. È tipo threshold, no? Cioè, c'è un limite prima del quale non funziona. Tipo quando l'acqua bolle. Quanto curava una pozione? Non me lo ricordo più. 2d4 più 2. 2d4 più 2. 2d4 più 2, ok, un attimo. Vedi, ti fa doppio 1. Stai zitto. Sarebbe bellissimo. Invece. No, dai. 9, dai. Faccio io doppio 1, sta a vedere. 9, dai, almeno adesso 15 punti vita. Yeah. Ho fatto 1 e 4. No. Ne hai ben 7, ne hai guadagnati 7, e ne hai ben 13. Intanto che loro ingurgitano pozioni, Tyr si spoglia e si mette i vestiti puliti, perché quelli zozzi di sangue tagliuzzati non andavano più bene. Ok, va bene. Mentre si spoglia, davanti a tutti peraltro senza alcun senso del pudore, vedete che il suo braccio destro è completamente nero. E guardandolo notate che ci sono ogni tanto tipo delle onde all'interno della sua pelle, come se qualcosa passasse sotto pelle molto velocemente. È disturbante. Quel braccio sembra tipo, non lo so, strano, infetto. Vuoi che lo cauterizzi e rendo la mano incandescente? No, è solo vivo, tranquillo. Ritiro, dovresti farti curare. Ma sta benissimo. Guarda, è tipo, inizia a fare fumo nero, viola. Ma vedi che sta certo, bene. Fratello, sai certo. Oh sì sì, guarda presi. Guarda, riesco anche io e tipo faccio uscire fumo dalle giunture del braccio. Il fumo va a riempire piano piano la stanza, scorrendo attraverso le tre uscite. Benissimo. Non così tanto fumo. Cos'altro fate, ragazzi? Beh, però se lo possiamo usare come fumogeno per nascondersi non è male. Cos'altro fate, ragazzi? Andiamo. Bene, quindi se è morto Longo della Rosa, c'è anche Frullata Montata da accoppare. Già, è una nidiata. È una nidiata di uova di drago, a quanto pare. Da spaccare, facciamo alla coq. Che vuol dire? È quando tipo le cuoci, però non le cuoci tantissimo. O le cose o le cuoci o non le cuoci. Ora, puoi cuocerle a metà. Sono quasi crude. Ma tu non mangi, come fai a sapere queste cose sul cibo? Perché è una stufa. Ma non mangio, però gli altri mangiano. E quindi io tipo posso far da mangiare perché è divento caldo. E non so che hai ragione, la stufa. No, ma ho cucinato degli uova delle uova su di te. No, dentro le mie mani. Non è il momento, vi sembra il non momento? Non è il momento, però comunque cuociamo quelle uova. Vi sembra il momento? Come ci muoviamo? Allora. Andiamo, gli spariamo tutto quello che abbiamo, ce ne andiamo, ci rifiutiamo di lavorare oltre, usciamo. Oh, è una buona idea, andiamo a prendere la piccoletta e facciamola trasformare e confondiamo tutti. Ma io ho una domanda. Ne siamo sicuri che possa farlo? Cioè, qualcosa di così grosso? Beh, secondo, la voce. Terzo, ma, non ti ricordi con quale scusa? Non ti ricordi quando si è trasformata nel...
Lapsus freudiano. Come si chiama il tizio? Che cos'è? L'attendente, il comandante, il preside, il... Redsmir. No. No, si è trasformato in quello lì al castello. Al governatore, esatto. Quando ah, si è sì, però l'ungo della rosa mi sembra un pelino più grosso del governatore. Sì, ok, ma anche il governatore è più grosso di lei, ma comunque si è trasformata. Sì, ma tipo il governatore è grosso, l'ungo della rosa è grosso più grosso. Che comunque tu usi la magia, dovresti sapere come funzionano queste cose, eh? non la uso io, la usa lui e un dico la pancia. Scusate, ma se... Allora, intanto andiamo da lei. Chiediamole se lo può fare e sentiamo anche la sua opinione in merito, se ce la sente di fare una cosa del genere, perché noi stiamo parlando così, però lei è rimasta lì e non sa niente di tutto quello che Terry. È successo e poi niente, poi se rischia di morire pure lei insieme a noi, è vero che ha scelto lei di venire qua, non è che l'abbiamo costretta, però... deve sapere queste cose, dobbiamo parlare anche con lei, altrimenti non può funzionare come situazione. Più che altro con che scusa la portiamo giù? E abbiamo bisogno di una scusa, non possiamo semplicemente dirle. No, scusa lei, con che scusa andiamo giù con lei? Cioè, nel senso, qual è la scusa che l'ungo della rosa vada parlata montata? Ah, ok. Dobbiamo capire questa cosa, infatti. Non possiamo tipo fare un diversivo, cioè va giù tipo tempo che si chiariscono, tipo ma tu cosa ci fai qua? No, tu cosa ci fai qua? No, perché come è andata su? Pam 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 pam, andiamo fuoco. Esatto. Questa è un'ottima idea. Possiamo far dire all'ungo della rosa che ha trovato degli oggetti magici che noi avevamo addosso, che vuole fare esaminare, però non riesce a portarli giù perché sono troppo ingombranti. Guardalo, come fa a essere troppo ingombrante? Ma sono tanti! Noi siamo... quanti siamo? 5? Sì. Siamo 6. 6, non regge. E Snax, fate una persona sola. Allora, che... C'è un oggetto magico che non si per un qualche motivo non riesce a sollevare da terra? Non lo so, io non conosco oggetti magici. Nel senso, potrebbe avere senso. Tipo, c'è qualcosa che avevano addosso che non riescono a sollevare da terra. Qualcosa, il motivo esatto. E quindi, dato che lui ormai ci ha sconfitto, quindi l'idea è che lui ci ha sconfitto, noi siamo morti, e chiede a Frullata Montata aiuto per qualcosa. Quindi lei arriva, noi facciamo l'acquato e vinciamo. Ok. Abbiamo un piano. Il problema è tipo, vabbè, sì, potrebbe essere un oggetto che è tipo per terra, che non riesce a sollevare, per qualche magia strana e i frullata montata. Io ho sentito parlare di tipo di alcuni oggetti che possono parlare, che hanno una propria coscienza e magari non vuole essere portato. Arcano. Cioè, io lo so, però non lo so se Tira. Lui lo sa. Dov'è Arcano? Faccio la ditriel, è bellissima mentre stai facendo questa conversazione. Io sto guardando... Sì, sai che esistono... Ah, sì, gli oggetti senzienti. Che parlano, che hanno la loro personalità dentro. Sì, però, cioè, teoricamente... I due parenti, praticamente. È bello perché io mi immagino Kiln e Melì che stanno parlando attivamente, tutti gli altri che li guardano tipo con gli occhi sbarrati, tipo... No, io... Tipo lo guardo e faccio... Ah, ma quindi probabilmente potresti essere benissimo anche tu un oggetto senziente. No. Sì, tu sei l'oggetto senziente che non riesce a trasportare. Sei una stufa strana. No, però la stufa già l'avevano vista anche al campo, all'accampamento prima, qualche po' di tempo fa. Sì, mi hanno visto, mi hanno detto di essere portato nelle cose dei prigionieri, quindi sanno esattamente chi sono. Però il problema di per sé è che... Io non sono un oggetto senziente, sono un essere vivente strano. Un essere vivente che vive grazie a un altro essere vivente al suo interno. Sono tipo un parassita al contrario, ok? Ma i parassiti sono quelle cose brutte che ti vengono alla pancia. Sì, però al contrario, cioè io ce l'ho nella pancia. Quello da cui io prendo energia è nella mia pancia. Mili? Sì. Mi togli una curiosità. Ma perché quando combattiamo tu non voli? Posso farlo? È che è faticoso quanto camminare, insomma, forse anche un pochino più faticoso, però... Però puoi allontanare da chi ti vuole fare male.
in realtà funziona esattamente come camminare. Mi allontano anche della stessa distanza, alla stessa velocità. Ma in alto? Chi ti prende in alto? Se non volano, non ti prendono. A meno che non ti sparano, però vabbè. Beh, sì. È che a volte, quando... Cioè, io non sempre riesco a controllare quello che faccio, anche perché questa ascia che prende possesso di me, che fa tutte queste cose strane, mi controlla, io è pesante, quindi a volte è difficile volare. Perché poi, quando... Poi non mi ricordo più le cose... E io non volo. Ok. La cosa che non mi spiego è ha senso parlarne adesso. Siamo tutti più o meno confusi. Vedete tutti i personaggi, sì, che ti guardano in modo molto confuso. Vabbè, ascolta, andiamo a chiedere a Valentina. Si chiama Valerina. Valentina si chiama. Andiamo a chiedere a Valentina se le va bene il piano. Cioè, un oggetto senziente è un oggetto che non si riesce a sollevare da terra e che quindi serve assolutamente frullata montata, che viene a dargli un'occhiata perché che ha detto che sua mamma è una brutta draghessa. E quindi... Ok. No, non può andare bene. L'anghedrosa utilizzava magia? Non gliel'hai visto utilizzare. Cioè, okay, ne ha usata una strana, tipo ciucciava roba nera da... dipinto del drago. C'era anche lei. Sì, c'ero anch'io. Cioè, no, nel senso... Non l'ha chiesta a Kiln. Era out of game. Ha chiesto master, ma master c'è in game. Non ho sentito master, ok, scusa. Il master è in ogni cosa. Va bene. Proprio come Dio. Ciao Cocco, ciao Terry. Io sono dell'idea che comunque qualcuno qui debba restare se abbiamo intenzione di... Oddio. Mi metto nella cassa. Mi nascondo nella cassa e chiudete il coperchio, lasciate solo un piccolo spiraglio così posso osservare di nascosto come un coboldo. L'agguato non glielo facciamo qua a frullata? Sì, ok, ma se mentre non ci siamo qualcuno sale e trova l'andedrosa morto e noi facciamo scendere un l'andedrosa vivo, capisci pure tu che c'è qualcosa che non torna. Era un l'andedrosa che stava dormendo, lo vedi com'è ridotto? Riposo dopo la battaglia, riposo è tipo del carbonizzato. Vabbè, riposo del guerriero. Ma è carbonizzato, cioè c'è proprio un'entra di carne bruciata. Ah, è vero che l'ho tipo trasformato in un carboncino. L'hai io. Prima di bruciarlo. Scusate, ma se il corpo è ridotto così, come fa Valerina? L'ha visto? No? Ma dalla vista. No? Vero, no, non l'ha visto. L'ho mai visto. No. Io non me lo ricordo. Alla battaglia quando ha sfidato. Io non me lo ricordo che è successo, quindi non potete darmi nessuna colpa. Però magari era... tutti erano sulle mura, magari anche lei era sulle mura. No, lei è arrivata dopo. Non era ancora arrivata. Lei non era proprio a Greenness quando hanno attaccato. Ce l'ha detto. Ah, è vero. Questo è un problema. Magari se glielo descriviamo per bene, diciamo, era grosso più o meno così e così. E soprattutto non ha mai sentito la sua voce. Era più o meno così. Bene, abbiamo perso un quarto d'ora. No, ho un'idea, ci sono, illusione minore. Uso illusione minore per ricreare l'ongo della rosa e poi faccio un'illusione minore per la voce per fargliela ripetere. Quindi glielo mostri con l'illusione minore e gli fai sentire la voce con l'illusione minore. Esatto, perché io me lo ricordo come è fatto. Può andare. Vero? Vero, master. Dai, sì. Fammi un tiro di intelligenza. Merda. Con svantaggio. Come con svantaggio? L'ho combattuto un'ora fa. Appunto. Come lo tiro, intelligenza? Minchia, lo svantaggio. Vabbè, che sbatti. 5. Peggio di così non può andare. Forse non è meglio se le facciamo. Più o meno sì, ma non nei dettagli. Ok, allora facciamo così. Io tiro un'illusione minore e faccio vedere. Era così.
No, lo ricostruiamo. Ok, ok. Perché lui prova a crearlo e vedete tutti che boh, sì, ci assomiglia, ma non siete sicuri che sia effettivamente lui. Ok, quindi ditemi cosa devo cambiare, che quando tipo io direi che aggiungiamo dettagli fino a quando non siamo tutti d'accordo e creiamo quelli illusione, non funziona così, illusione minore. Come no? No, non scolpisce l'illusione. No, la cancello e ne tiro un'altra, la crei in base alla tua memoria. Lo so, però se qualcuno mi dice "Oh, Gurir, muta il microfono, ti prego. Non riesco a parlare." Mentre muori. Non è migliorata la situazione? E lo creo poi teoricamente, però se mi danno dei dettagli diversi nella memoria si modifica la cosa, cioè io me lo ricordo in un modo, ma se uno mi dice "è più alto", non funziona così, punto. Che palle. Ma non mi ricordo, Valerina ha visto qualcuno di questi cattivoni? Non ne ha visto nemmeno uno, o forse quelli che stavano di guardia proprio di guardia prima alla caverna. Magari può fare uno di loro e avvertire sul lato montata che ci sono degli invasori. No, perché così io non lo sappia. Tipo le guardie Drago Sbadiglio. Sì. Dragartiglio. Esatto, Drago Sbadiglio. Voi non sapete come si chiamano, però va bene. Cioè, no, non l'hanno mai detto. Non l'ha mai detto. No. Nel cartellino lo sa Triel, è lui che potrebbe conoscere i gradi, ma non li sa neanche lei in realtà questi. Quelle guardie lì brutte che sembrano degli insetti. Mi ricordano degli insetti quelle armature, quelle vesti. Senti, anche io sembro un insetto, che cosa avresti contro? Solo le ali però, loro sembrano tipo dei chimichangas, sembrano... Io sto ancora sperando che qualcuno degli altri giocatori interrompa questa conversazione e metta delle idee intelligenti in campo. E questa era la nostra idea intelligente. Ed è andata... tipo mezz'ora che sono ragionando delle peggio cose e nessuno commenta. Ma ho avuto anche idee intelligenti. Sono solo sguardi terrorizzati. Non puoi dir di no. Più che altro il nostro piano migliore è andato in fumo, letteralmente. Sì. Borrete ci sei sempre... Sì, io sto parlando con il microfono spento, okay. È bellissimo. Ah, ok, yes. Fantastico. Mi sembrava allora, facciamo come abbiamo fatto nel buco. Io entro, mi prendo gli schiaffi e voi li attaccate. Ma non vogliamo sentire quello che potrebbe aver detto Valerina. Allora, io vi ricordo che ci sono sia delle scale che scendono che delle scale che salgono. Non sapete dove vanno, eh? Ah, già, noi stiamo dando per scontato che quella sia sotto, invece potrebbe essere sopra. No, secondo me è sotto. Secondo me è sotto. Pensava di essere al sicuro. Farsi proteggere da Longo della Rosa. Tecnicamente entrambe le strade avevano nel mezzo Longo della Rosa. Bisogna essere onesti. Sì, però ho capito. Vai verso. Cerchi di rimanere dentro la base se sai che c'è qualcuno ti protegge. In teoria. Se faccio molto silenzio, posso andare a vedere sopra cosa c'è. Perché quando. Se mi appiattisco tanto sulle scale così. È tipo sì, mezzo stendo. Però attento alle trappole kobolde. Ma sempre. E Tyr può scendere con l'invisibilità. Oh. Sì. Però vorrebbe dire rinunciare a un incantesimo che potrebbe servirci durante la battaglia. Questo ci serve per capire come iniziare la battaglia. Secondo me è speso bene. Per quanto puoi rimanere invisibile? Abbastanza, un'ora. Perché potresti anche prenderli di sorpresa te. Da invisibile. Anche. Vai giù, controlli, torni su. Da invisibile ci dici: "Oh, fra, è messa così la cosa." Torni giù da invisibile e noi facciamo. Tu a un certo punto gli pianti un coltello nei reni. Comunque, tra tutti, scusate, già affacciarsi dalle scale potrebbe aiutare. Ve la butto lì. Siamo tutti un po' codardi. Ah, ma esatto. Perché non è? Ma scusami, perché è illuminato sotto le scale? Ah, ma io scuro visione. Che cazzo. Io no, e metto pure luce, quindi è meglio se non mi avvicino al momento. No, te è meglio di no, sì. Mi avvicino piano piano. Anzi, sai cosa faccio? Sai cosa faccio? Prendo un sasso, trasferisco luce sul sasso. No. Non lo lanciare. No, lo poggio per terra, così fa luce e posso spostarmi anche io. Poi me la ritiro. Ma se non hai scuro visione, scusa. Mi stai sul cazzo. Lui non ha scuro visione. Però sono con voi.
Sì, ma ti sposti e non vedi. Però se me la tiro dietro, magari mi faccio vedere. Ma fa luce, scusami, se fa luce e quelli vedono che c'è una luce che si avvicina. No, no, se ce l'ho, se mentre ce l'ho chiacchierate, posso... Snax si avvia silenziosamente verso le scale che vanno verso il basso e presumo che si affaccia, giusto? Sì, sì, ma metto giusto la testolina piano piano. Sì, è per quello che posto lì, non rompere. Non ti rispostare verso l'alto. Allora, ti affacci e vedi una camera che... La camera che si apre sul fondo delle scale è immensa. C'è un'ampia cornice rocciosa che corre lungo la parete sinistra e scende in una fossa a destra, quindi sull'estremità più lontana. Non vedi che, ovviamente, cosa c'è dentro la fossa, perché è un po' troppo distante anche per te. Vedo un bestio. Molte stalattiti scendono dal soffitto e nell'aria che già continuamente il suono delle gocce d'acqua che cadono. Intravedi anche qualcosa sotto, nella parte più profonda. Fondamentalmente in questa stanza ci sono due dislivelli. Uno sulla parte più estrema, opposta rispetto a te, c'è una fossa. Alla tua destra, quando entri, c'è un'altra fossa. Ok, capito. Quindi è come se ci fosse praticamente... Intravedi che la intravedi e basta, che anche qua ci sono degli scalini che conducono verso la parte in basso, verso la parte a sud. E che anche questi scalini, esatto, sono chiusi da una gabbia di ferro con un cancelletto in fondo, simile a quella che avete già visto nella stanza dove avete affrontato i draghi. Snax zompetta indietro, fa... No, scendiamo giù, giù c'è un bestio. No, non hai visto nessun bestio. No, l'ho visto il bestio. Ho visto no, non hai visto nessun bestio. Ok, allora dico, sotto c'è un grande spazio e c'è una gabbia come quella che abbiamo visto prima quando ci hanno picchiati. Forse dovremmo andare dall'altra parte. Controlla. Sì, beh, non sei il mio capo, tu non mi dici proprio. Il capo potresti mi... controllare gentilmente? Sì, capo. No, aspetta. lo spirito è giusto, dai. Mi ha quattro silenzioso. Aspetta un secondo a muoverti che c'ho da fare una cosa, scusa. Trappola. Ti ritiro stealth? Sì, mi ritiri stealth, ma più che altro c'ho da fare un'altra cosa, scusa. Tu hai già creato il sasso, Master? No. In che senso ho già creato il sasso? La no, sasso non l'ho però... creato ancora, okay, non l'ho farlo, creato. Non farlo. Ho visto. 52. Un attimo, ragazzi. Un attimo. Quale parte di un attimo non hai capito? Non era per te. Madonna, Guril, come sei urticante stasera. Ma non hai delle caramelle o qualcosa? Allora. Invece delle patatine. Da in cima alle scale, vedi un passaggio che nel buio e poi altre scale dall'altro lato del passaggio. E... Da oltre il passaggio senti che arriva una notevole puzza. Di cosa? Di sudicio, fondamentalmente. Oh, ok. Allora faccio un altro passo indietro. Allora, sopra ci sono... sembra che c'è morto qualcuno. E quindi, se quello qualcuno è un capo... che non si lavava da 4 mesi. Ma un capo non sta dove c'è il sudiciume, lì ci mettono i coboldi, quindi forse dovremmo scendere. Con attenzione, facendo ragazzi, silenzio. Lo ha detto a voi, Sì. So che siete tutti a farvi i cazzi vostri, ma l'ha detto a voi. Dovremmo scendere. Immagino. Scendiamo. Attenzione alle trappole. Scendiamo. Ok, ci si muove in ordine. Silenzio. Quindi Snax, te per primo. Ci si muove in ordine. E infatti sono tornato indietro. Bravo. Ok, vado qui. Vorrei vedere se ci sono trappole sulle scale. Giuro che ti regalo un pacchetto di caramelli infinito, Gurir. Te lo Grazie. Giuro. Lo voglio anch'io. No, oh, nice. Se ci pensi. Sai i milioni che fai con un pacchetto di caramelle infinito? Te le rivendi. Ok, vedi, continui a vedere più o meno le stesse cose, non c'è nulla di nuovo. Non c'è... non mi sembra di vedere... Ok, allora vado piano piano, tipo scendo un gradino alla volta per essere sicuro che nessuno di quelli diventa uno scivolo. Mm-hmm. Quindi vado, faccio uno, faccio il primo gradino, comincio... Nessuno di questi diventa uno scivolo. Oh no...
Oh no. Non ti ho detto che vedi nulla, quindi vai tranquillo. No, però oh no. Sì, questo è un oh no, oh no. Ok, mi fermo qui. Tipo metto qua appiattito al muro, faccio oh no. Mentre il giocatore fa oh no. Ok, ho fatto. Ok. Tir. Muri, ti prego, vai a prendere una cazzo di caramella. O spostati dal microfono, è veramente irritante. Anch'io, è irritante. Cazzo. Cioè, porca puttana, anch'io ho avuto la tosse, ma così ma lui, è veramente io penso lui abbia tipo una bronchite fotonica. No, più che altro ho fatto, sono 3 anni che giochiamo, sono 3 anni che ho la bronchite. Io ho iniziato a giocare e c'avevo la bronchite, ma non... Dai. Cioè, è veramente irritante. Boh. Cioè, avesse la tosse ogni tanto, che gli prende un attacco di tosse, lo capirei. Ma è proprio... tipo le finte. Ok, Tyr, ti fermi lì? Io ho finito il movimento, sei caselle. Perfetto. Melì. Io... arrivo qua. Dove vai? Ci sto provando, giuro. Triel sta ricaricando Roll20. No, ho pigiato la cosa sbagliata. Mi ha data indietro quello. Ok, quindi come lo vedete, questa stanza. Per l'appunto, qua, come vedi, Snax, c'è un'altra fossa. E qua a sud c'è quella invece più grossa, in cui vedi queste colonne. Ok? Sì. Ok. Kiln. 3, 6. Fatto. Triel. Tashund. Ok. Dovrei essere. Ok. E ritocca a Snax. Snax si butta a terra tipo Rambo. Ok, sei sempre in furtività, te, vero? Sì. Ok. E si avvicina per vedere oltre il bordo. Per vedere che diavolo c'è. Mettendo solo la capuzzella. Fammi una prova di percezione. Arriva. Allora, intravedi due grosse sfere tra le colonne. Ok. Allora, mi giro e sotto voce faccio... Ah, ok, pensavo fosse la fine. Ma proprio così, Ok. Due grosse sfere di questo tipo. E facendo finta che non ho letto il scritto sopra, dovrebbe mostrato. Ovvio, perché non l'hai effettivamente letta. Facendo cosa finta fai? Che non l'ho letta, mi giro verso i miei compagni e faccio: ci sono dei ricci giganti. Attenzione, quindi, di nuovo torno indietro. Questo è il movimento. E faccio anche l'azione di scatto. Per no, non è manco il movimento. No, metà del movimento. Ok, mi sposto un po' più avanti. Giganti. Mi porto in questa nicchia del muro. Ok, fermo. Oh no. Sì. Ti sposti verso quella nicchia del muro. Quando improvvisamente sei qui, senti delle urla provenire dalla fossa più distante, quella opposta alle scale. Invasori! E vedi 4 coboldi che spuntano con le testoline fuori dalla fossa e tirano lanciano una serie di palline verso di te. Che bello. Scusa, okay. Due. Ah, sì. Ok, 4 palline. Verso di te.
Allora, mi fai un tiro salvezza su destrezza, anzi due tiri salvezza su destrezza, anzi quattro tiri salvezza su destrezza. Bene. Quasi tu. Tranne probabilmente l'unico... Ok, allora vedi che due di queste palline esplodono e lanciano un liquido viscoso intorno a sé, ma le schivi. La terza la schivi e vedi che esplode in una piccola pozza di fiamme vicino a te. L'altra di queste qui purtroppo ti colpisce e stavolta le fiamme ti colpiscono in pieno. Aia. Sono 11 danni. Dio, che c'è così tale, no? Sono 3 danni da fuoco. È una okay. Piccola ustioncina. Poteva andare molto peggio. E scusate che aggiorno l'iniziativa. 52 coboldi. Giulio, io scherzavo. Ok. Te hai visto la scena? No. Ok, allora no, hai solo sentito due botti e le urlo ovviamente. Mi avvicino per capire cosa sta succedendo e vedo un coboldo qui, che immagino sia quello. In realtà vedi, non lo vedi, perché in realtà loro tirano sulla testa, lanciano le cose e si ributtano giù. Quindi okay. In realtà non lo vedi. Però vedo Snax. Vedi Snax. Se sta guardando nella mia direzione lo guardo come a dire ma che è successo. Altrimenti non dico nulla per evitare di attirare altra attenzione indesiderata. Altra però... cosa importante da descriverti... Proprio nella parete della caverna, accanto a Snax, c'è un piolino, un piolo, che spunta dalla caverna in cui è appeso una chiave di metallo. Ok. Proprio, cioè, capendo che comunque qualcosa ha colpito Snax... Io preparo una deflagrazione occulta pronta al lancio se mi si dovesse parare qualcosa in fronte. Ah, Snax, un'altra cosa, scusa, non ti ho detto. Quando hai guardato dentro il piano inferiore, hai anche visto che nella caverna di sotto ci sono delle grosse macchie scure sul pavimento. Chissà cosa potrebbe come delle essere. Pozze, come delle pozze. Per capirsi. Cioè. Sono effettivamente come delle pozze. E il clima qui dentro è caldo e umido. Ah, perfetto, lo adoro. Un'incubatrice, va. Un attimo, leggo una cosa. Sì, sì. Ok, mi conti un turno, Bor? Segnati semplicemente uno. Tutti, tranne Snax e Tashund, quando fate il vostro turno, mi contate uno. A scalare. Poi vi dico io cosa succede quando arrivate a una certa cifra. Ok. Ok. Vedete, comunque, Tyr, senti tanta umidità dentro questa stanza. Ok. E la luce, te c'è scuro visione? Sì. Ok, nessuno di voi ha una luce ancora. Sono solo Kiln e Meliquiri. Giusto. Master, chi è che non doveva contare? Sì. Te e Snax. Lo dovete contare. Va bene. Ok, conteremo. Ok. Meli, tocca a te. Quindi contati il tuo 1. Ok. E avanzo anche io. Costruttività? C'è bisogno? Boh. Io lo faccio costruttività, non si sa mai. Che tanto probabilmente faccio peggio. Metto qua, aspetta. Non vedo niente, tanto. Metto qua.
Non lo so. Io non vedo più nulla qua. Aspetta gli altri. Scusa, la cosa infuocata che mi hanno tirato non fa luce? No, ha fatto un lampetto. Cioè, ha fatto proprio il botto. È tipo un petardo, per capirsi. C'è Kiln che dovrebbe emanare luce, mi sa. Sì. Non mi ricordo. Dovresti essere acceso, te? Sono acceso. 6 per 6, sì. Guarda. Infatti te emani luce. Kiln, prego. Cazzo, vado furtivo? No. Tanto fallirei il tiro comunque. Ok. Ne batte il cazzo. Aspetta, ancora un passo. Ok. Arrivato in questa zona, noti che la tua luce è distorta. È come se qualcosa in questa zona desse fare delle luci e sfarfallassero. Bravo Kill. Ce la vedi proprio fare dei danzare in modo strano, soprattutto quando si fa molto più lontana da te. Ok. Allora, ok. Invasori, andate via! Un coboldo alza la testa e lancia una pallina verso... Lo vedo, gli posso sparare? Se è questo qui, sì. E allora sì, lo vedo. Vedo anche l'altro, in realtà, per tre quarti. Ok. Gli sparo con svantaggio, immagino. Sì. Ok, lo colpisci e gli fai esplodere la testa sul posto. Ah! Ok. Lodevole. Senti una serie di... Oh! Devo venire da dentro la fossa. Triel. Triel. Neanche lei tira furtività perché tanto... Se Clean va... Clean. Che bellino focoso. Clean è pulito. Clean è pulito. La ferraglia però... lì. Prima però farò un forgiato con la OCD per la pulizia e lo chiamerò Clean. Prima o poi lo azzeccherai il nome prima della fine di questa campagna. No. No. Lo devo chiamare ferraglia. E anche lei si mette qua, non vede assolutamente niente a parte i ricci. E niente, anche lei prepara un, come si chiama, una fiamma sacra se qualcuno si fa avanti. Ok. Due coboldi effettivamente tirano fuori la testolina e sono questo e questo. E non meno. Perfetto, lanciano due palline verso il nostro povero Snax, che mi fa due tiri salvezza. Ma uno lo vedi là? No, io non lo vedo. Non vedi nessuno di okay, due? Ok, però Snax è agilissimo. Nuovamente vedi che uno di questi esplode in questa cosa vischiosa e un'altra con un piccolo botto. E poi vedi risparire sotto. A seguire, altra pallina. No, scusa, è stato un turno. Tashund, scusa. Prego. Ok. La tiro io furtività perché boh, non sono cacciarone come gli altri. Per quanto può servire. Ragazzi, lo tirerò basso. Tiro basso 20. Bello. Come sprecare un 20, però vabbè. Ah, ma è il momento della funk, è vero che siamo in fight adesso. Comunque, un altro di questi coboldi tira fuori la testa, tira una pallina verso Snax. E sia Snax che Tashun mi fate un tiro salvezza su destrezza. Ma non ho finito il turno, vabbè. Ah, ma io... Ok. Tanto non li vedi, cosa volevi fare Tashun? Io li vedo da qui. No. Come ho già detto, non li vedi, sono nascosti sotto. Ah, okay. Cioè, sono nascosti sotto. Non ascolti quando il batterio. No, mi era mancata la... Perché nessun altro gli sta sparando. Oh!
Tiro salvezza su destrezza. Destrezza. Ok, te schivi l'esplosione. Snax non è altrettanto fortunato. E sono altri 4 danni da fuoco. Ah sì, ma sì, sono gratis. Snax, tocca proprio a te. Snax, ascolta. Si mette nell'angolino e preparo l'azione. Appena uno di questi caccia la testolina, gli tiro un dardo. E ho fatto. Tire si sposta qui per avere una visione migliore. E prepara un'altra deflagrazione, visto che la prima ha fatto centro. E aspetta una testa. Meli non ha la minima idea di cosa fare, perché si vede male, perché la luce sfarfalla. Non ha capito cosa sta colpendo chi. Però né Tir né te mi avete detto il 2. Ah, giusto. Ah, giusto. Nemmeno io, tra l'altro. No, adesso mi hai chiamato, chiamato il mio turno. Dammi il tempo, me lo stavo ricordando. Va bene, va bene. Mamma mia. Io seguo Tir. Si è attaccata al vestito, capito? Mi sta... Sì. Sta attaccata. Carina. Ilna. Io questo ovettino lo vedo anche con la luce storpiata. Sì. Gli sparo. Perché? Perché dobbiamo distruggere le uova di drago? È veramente malvagia. E perché dovresti distruggere le uova di drago, scusa? Perché i draghi sono malvagi? Non necessariamente. Ma hanno attaccato Greenest. Cioè, nel senso, allora, il ragionamento che fa il mio personaggio, allora, a priori io posso benissimo sapere che ci sono draghi cromatici e metallici, però quello che dico è: siamo nel culto del drago. Hanno detto che hanno delle uova di drago, che sono le loro uova di drago. L'unico drago che ho visto in vita mia ha cercato di farmi secco. Sono schiuse ancora. E che c'entra? Saranno dei draghi malvagi. Che ne sai? Cosa vuol dire che ne so? Magari che ne sai, Valerina li farà crescere buoni e coccolosi. Ma sono draghi... diventano carini. Sono draghi cromatici, ce l'hanno dentro il sangue e il male. Ma Valerina è troppo zuccherosa. Cioè, più che altro la cosa che ragiono io è... Cioè, quella lì è qualcosa di malvagio che semplicemente adesso non è... in grado di difendersi. Allora, se quando eri ancora un lingotto di metallo ti avessero distrutto, non c'erano prove che io sarei potuto essere. Comunque, Phil, ti faccio notare che quello che è nello stomaco è qualcosa di malvagio. Sì, lo so. Aperta e chiusa. Però infatti è imprigionato. Io ti ho fatto notare solo questa cosa. Però è imprigionato. Quelli quando si schiude l'uovo mangia le persone, distruggono i villaggi. Anche lui, se si schiude alla tua pancia, distrugge il mondo. Infatti cerchiamo di non farlo. Sì, comunque per una volta. È davvero così brutto se spara all'uovo? Allora, tecnicamente è soggetto a varie valutazioni il distruggere un uovo. Cioè, il ragionamento di Kiln, ok? Il ragionamento che Kiln fa, non è che lo fa, lo ammazzo perché è indifeso, è perché beh, potrebbe diventare qualcosa. Non è questo il drago che ti ha attaccato. È vero, potrebbe. Cioè, il ragionamento che faccio è, potrebbe diventarlo, quasi sicuramente, guardando le prove che ho alla mano. Quindi, cioè... Che altro, anche considerando dove si trovano, cioè... Perché dovrebbero tenere delle persone super brave, super per bene. Attualmente non sono levate a nessuno, ragazzi. Vi sì, spiego una cosa. L'uovo, sì, ma l'uovo è un uovo. Cioè, nel senso, quando si schiude, se fossero schiuse, vi darei tranquillamente ragione. Un uovo è un uovo, non è ancora nato niente. Appunto. No, però, ok. Però le prove che a livello logico, se ci fosse più ma un druido, domanda. Ah, se qui ci fosse un druido, probabilmente ti tirerebbe un calcio nelle palle metalliche. Sì, domanda, ma Kiln sa che è quello un uovo di drago? No. So che ci sono le uova di drago, vedo una cosa che ha forma di uovo. Potrebbe essere un sasso. Un sasso? Io non so. Allora, io ti dico solo che Snax ha detto che ci neri. Ci sono dei? Ricci. Ah, ok. Qua cambia la cosa. Qui appunto... Nessuno ha detto uovo di drago qui dentro. No. Ok. Qui cambia. Voglio sparare al sasso. No, ne sono tanti i sassi. Quello cioè, te lo grosso... rimostro, cioè, fondamentalmente te vedi questo.
Voglio sparare nel sasso con tipo le brillature cromate. Sta pallina con le scaglie. Signor... signor... Triel, no, mentre Kill mi conta no, aspetta, due, a parte la Triel, gag... cosa fai? No, aspetta, aspetta. No, zitto un secondo, Goodyear. Aspetta. A parte la gag, faccio l'azione. Perché non ci avevo pensato che forse non era un uovo di drago che non ci arrivavo. Quindi mi piazzo... no, qua è un po' troppo avanti. Tipo mi piazzo mi puoi provare a tirare natura con svantaggio, se vuoi capire che cos'è. Ma esistono sì, delle abilità per capire che cos'è quello che vedete. Mi brucia l'azione? Lo so che non le usate, però esistono delle abilità. Mi brucia l'azione usare natura? No. Ok. Uso natura, svantaggio hai detto. Cioè, D&D prevede delle abilità, eh. Ve lo ricordo. 19. Puttana. È troppo distante, non riesce a capirlo. Perfetto, ok, preparo, preparo un dardo di fuoco per il primo stronzo che salta fuori e lancia qualcosa. Ok. Triel. Oia, oia, ce l'abbiamo fatta. Facevo 20 in atto e lo spaccavo quell'uovo. Faccio uguale. Mi ripreparo l'azione. Ok. Con fiamma fuori. Non succede nulla, Tashund. Mi preparo l'azione anch'io in realtà. Ok. Nax. Nax va. Ma stiamo tutti vicini. Quelli tirano il fuoco e ci bruciano tutti. Mi metto in quest'altra nicchia e direi che sì, mi ripreparo l'azione. Tanto è gratis. Tiro la deflagrazione occulta sul soffitto al punto dove avevo visto le teste uscire. Ok, vedi che cascano dei sassolini e senti da sotto e mi sposto tipo qualcosa mi dice volevi fare qualcosa ma non è no il era cancelletto capire... il cancelletto in fondo alla grata di ferro è chiuso con un lucchetto. Ok. Ti ricordo che avete visto già la chiave che è qua su. Sì, sì. Era giusto per capire Gurir dove se stavano ancora lì. Mm-hmm. Ok. Melee. Onestamente, allora, Snax ci ha detto di non stare tutti insieme perché quelli lanciano cose. Io non so bene chi, perché non ho visto nessuno. Ma c'è gente che lancia cose a Snax. E mi sa che rimango lì. Ok. E aspetto, perché non so cosa fare. Kiln. Ok. Allora, io sono troppo curioso, quindi mi metto qua in fondo alle scale. Ok, davanti al cancelletto. Ok, questo, quindi adesso questo lo vedo meglio. Sono abbastanza vicino. Vedi anche le pozze. In realtà meglio, perché sei proprio a livello del terreno. Hai visto tutta la snazza che c'erano delle pozze per terra. Ok, le pozze sono... Allora, per tutto qui contate tre. Ok, perfetto, Meli che l'ha fatto. Ma gli altri sì, anche dei, io. Dei carroni. Ok, vedi che le pozze sul pavimento sono pozze di sangue. E tirami un medicina. Sì. Sono rimasta ok lì. Sono pozze di sangue. E poi mi tiri un natura per vedere se da qua riesci a capire che cosa sono quelle stanze. Ho fatto 19 prima, 19-21, adesso faccio 7. Non riesci a capirlo. Non riesci assolutamente a capirlo. Per me cosa sono? Vedi se apri il cancello. Sassi. Ok, sassi. Sassi strani. Non posso farmi venire il dubbio che anche se non so cosa sono un po' sospetti, quindi nel dubbio li sparo. Se sono sospetti lo sai, però non funzionano così. Però siamo a metagame. Ho fatto una domanda, infatti, perché non ero sicuro. D'accordo. Allora provo... te la butto lì. C'è una prova che posso fare per rompere il lucchetto che non sia forza? Qualsiasi altra cosa? Ma c'è la chiave! C'è la chiave! Datemi la chiave! Sali le scale, prendi la chiave e apri il lucchetto. Ok, salgo le scale. Facile. Prendo la chiave,
ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho la chiave in mano. Perfetto. Triel, vedi Kill che prende la chiave e si muove verso scendere le scale. Ok. Cosa stai facendo? Andiamo giù. Vabbè. Cosa, ci sono dei sassi strani, colorati strani, voglio vedere cosa sono, che se sono le uova di drago e facciamo uovo la coc. Ma qui non è il posto dove ci sono i coboldi vivi? Il vivaio? Il vivaio dei coboldi. E quindi sono vivi, come diceva Snax, no? Ah, ma giù ci sono delle cose strane. Riel, tocca a te. Ferraia, non perdere tempo, abbiamo delle altre priorità. No, dobbiamo controllare. Dopo. Ormai la chiave in mano. A mai ti pare. E Triel intanto Triel fa questo. Poi ok. Sto cercando un posto al sole. Dove sono un po' più lontana da tutti gli altri, il, ma non lo sto provando. Il bordo per saltare giù sono 4,5 metri, se vi interessa. Questo stacco. Altino. È altino. Non ho intenzione di saltare. Ok. Vabbè, faccio il minimo indispensabile di scarto e continuo con l'azione preparata. Ok. Azione preparata che mi devi dire su chi la utilizzi. Ce ne sono due che ti si tirano su. Questo e questo. Quale la usi? Qua. Ok. Tiro salvezza mio, vero? Io aspetta, te lo lancio. Sì. Mamma mia! È un danno. Ok. Come minimo ora lo supera anche. No, si prende un danno. Bello. E bellissimo. Verso Kill volano due di quelle palline e Kiln, Tashund e Tyr, mi fate due tiri salvezza su destrezza. Anch'io avevo l'azione preparata. Ah, ok. Anch'io. Vai. Dimmi su quale dei due. È sul primo che ha tirato, su quello più vabbè, in alto. Vabbè. Yeah, vabbè, sì, i danni sono sempre gli stessi, però sì. Penso che tu abbia fatto qualcosa a distanza. Ok. Sì, il dardo. Tashon, fammi un tiro salvezza solo. Il dardo coboldo ho tirato. Okay. Il dardo coboldo. Comunque anch'io avevo una zona preparata. Palla. Ok. Ok, tiro. La tua manca. Ok, tiro da strezza. Ok, tutti tranne Tyr vi salvate. Tyr invece si chiappa un piccolo botto e tre danni da fuoco. Ok. Flashbang. Flashbang. Tashund. Flashback. Tashund. Voglio fare un calcolino molto molto semplice, simpatico. Dammi un secondo. E tre livelli di slivello lì, Sì, però comunque un dardo ce lo posso. Tre lanciare. Livelli? Tre metri, scusa. Ah. Però un dardo lo posso comunque lanciare. Quello volevo intendere. Ah, sì, sì. Quindi, mi porto a vista. Ok, vedi che c'è un kobold che è tipo così nascosto sotto il bordo. Con le mani sopra la testa. E un altro che invece è appeso sulla pallina che tipo ti guarda. Ciao. Ciao, questo è per prima. E gli lancio un dardo a quell'altro. Ok, a quello che si para o a quello che ti ha detto ciao? No, a quello che si para, che mi aveva lanciato. Era quello che mi aveva lanciato la pallina. No, era stato quell'altro a lanciare la pallina. C'è ancora la mano tipo così. Sì, gli faccio. Ciao, questa te la rendo. E, faccio come gesto di avere la pallina, invece gli lancio un dardo. Ok. Tira. Ok. E il tuo dardo gli trapassa la testa e lui muore.
molto tristemente. E torno indietro. Ok, mentre stai cercando di tornare indietro, l'altro si affaccia dietro di te e tira un'altra pallina verso Kiln. Quindi Kiln, Tashund e Tyr nuovamente tiro salvezza su di te. Ma come fa se sono 3 metri a farlo, scusa? Appunto, tira. Si tirano su, lanciano e si ritirano giù. Ok, salvo. Tashund. Ah, vabbè. Oh, io. Ma mentre sei di schiena, giustamente... ti chiappi la pallina ed è un danno da fuoco. Ma la pallina non è un proiettile che lui può prendere e rilanciargli contro? Beh sì, è un attacco a distanza. Sì, lo posso fare, c'ho però non fanno tiri per colpire, quindi... Ah, infatti, però questo è il fatto. No, ti serve il tiro per colpire per bloccarlo. Ah, questi proprio attaccano di tiro salvezza. Snax! È tipo la fiamma sacra. Snax capisce che è una grande idea sporgersi perché non stanno tirando allora loro non stanno effettivamente tirando a voi, loro tirano al terreno e poi c'è questo piccolo esplosione. Ah, ok. Mini palla di fuoco. Aspetta, Master, non mi serve il tiro per colpire, a me mi serve il danno. Vabbè, no, però comunque c'è scritto attacco a distanza. Non stanno mirando a te. Ok. E poi, no, c'è scritto comunque... attacco a distanza che ti bersaglia. Ah, ok. Va bene. È l'attivazione della reazione. Va bene, va bene. Sì, anche perché sennò il successivo. Ok, ma tanto Snax con l'ultimo dardo fa fuori l'ultimo coboldo che si stava calando giù dalla sporgenza e muore malamente mentre cade. Dove vai? Ok. Tyr. In realtà when you are hit by a ranged weapon attack. Più di così non so cosa dire. When you are hit. Non per essere colpito devi essere bersagliato. Ah, vabbè. Non è un infatti quelli tiri salvezza non sono attacchi, non contano come attacchi. È un attacco ad aria questo fisicamente. Loro mirano al terreno e lo fanno esplodere sul terreno. Fine. Capito, Tyr, tocca a te. Tyr. Allora. Tyr. Ok. Allora, Tyr, prima di tutto senti che l'aria, l'umidità si sta facendo molto pesante. Tossicchi un pochino. Hai un piccolo po' di tosse, tipo Gurir continuamente ora. Però te ne dai uno solo. Tipo... Ok, vedendo questa cosa e non capendo da cosa deriva, prendo un pezzo dei vecchi vestiti e me lo avvolgo davanti la bocca. Ok. Non si sa mai, è qualcosa di tossico. Okay. Dopodiché, lì i coboldi sono finiti. Guardo Kiln con la chiave in mano. Che intenzioni hai? Voglio scendere a vedere cosa sono quei sassi strani. Io so cosa sono quei sassi strani. Cosa sono quei sassi strani? Te mi hai tirato natura, Tyr? Appunto. No. Una domanda. Con svantaggio da qua su, te lo ripeto. Vabbè, ma avvicino. Con svantaggio. Ok, uguale. Non è questo. Spannatura con svantaggio. No. Merda. No. Sono sassi strani, che ti importa? Voglio vederli, non mi devi rompere il cazzo. Hai presente con i funghi strani com'è finita? Ti è fissato? No. Come no? No. Hanno cercato di mangiarmi? Non l'avevo vista io stasera. Te lo dico io. Vabbè, voglio vederli lo stesso. Magari aspettiamo tutti gli altri, ci diamo tutti insieme, magari cercano di mangiarci e non è una bella cosa. Sì, aspettiamo tutti gli altri, ma voglio vederli comunque sti sassi. Ok. Fissato il ragazzo. Sono strani. Anche tu io sei strano. Posso sospettare siano le uova di drago, non lo so. Voglio andare a vederli da vicino, proprio contatto. Ovviamente poi sospetta. Sai che ci sono delle uova. Ve l'hanno effettivamente detto. Sì. Quindi sono curioso, voglio andare giù a controllare. Sono le uova di drago, facciamo le uova alla cocca. Lo sapete tranquillamente tutti, perché ve l'hanno detto chiaro e tondo. Mm-hmm. Poi ti ripeto, se fosse un druido a questo discorso delle uova alla cocca, probabilmente ti cuocerebbe le palle. Siete fortunati che il druido sto giro non ce l'avete. Quindi... Mili! Un altro vegano rompicoglioni. Mi avvicino a loro e... aspetta, devo mettere... Ok. E... anche te pianti un colpetto di tosse, Meli. Ok. E basta, aspetto che scendano. Kiln!
fatto che io potrei volare giù, però. Senti Zazà che pianta un colpo di tosse. Sì, te potresti volare giù. Sì, ma poi come vedo? Proprio... non lo so. Vado giù. Cloc, cloc. Ok, si apre. Ok, appena metti un piede dentro, senti il ringhiare e noti che dall'angolo in ombra si alzano due teste. Ok, quindi sono fermo qua, appena metto piede dentro. Sì, succede questa cosa qui. Poi puoi avanzare se vuoi, eh. Beh, altri alzano queste due teste. Tanto l'iniziativa la tirano dopo. Tipo, allungo il dito e faccio... Li vedi solo te. Voi altri sentite solo il ringhiare. Dove, però? Io non li vedo, io li vedo. Perfetto, se non li vedete ancora meglio. Ah, io non li vedo, sono dietro la colonna. Fantastico, se non li vedete ancora meglio. Io tipo faccio c'è un ringhio di là. Io, Giulio, io se li vedo con la mia visione, li vedo. Se ti ho detto che non sei giù, non li vedi. Che cazzo di domanda è? Non ho capito, non avevo capito, scusami. Posso fare un altro natura da qua? Anche se non passo avanti. Ciao Toy Tower. Ciao Toy Tower. Puoi fare? Un natura qua che sono più vicino, più dentro. Allora, te lo dico, te lo spiego che ero tondo. Li devi toccare. Non è che poi abbia una pianta da guardarla. Un oggetto per fare un tiro di conoscenza lo devi studiare. Non me lo puoi studiarla solo guardandolo. Speravo tu ci arrivassi a capirlo. Insomma, se a 40 volte che lo guardi ancora non funziona. Ah, io ne so. Fatte le domande. Magari non lo sto guardando abbastanza intensamente. Allora, queste... Cioè, c'è la guardia. È strano che ci sia la guardia dei sassi strani, ecco. Che faccio? Subito appena mentre fai questo pensiero, senti un'altra voce, un po' più cavernosa, che fa... Tu, cibo? Io no, non cibo. Sono fatto di ferro, non sono buono. Questo è quello che succede. Cosa fai? Se hai altre azioni da fare, chiudo il cancellino a chiave. Ok, vedete che kill. Ah, la voce cavernosa e il ringhio l'avete sentiti, eh? Vedete che il kill che torna indietro chiude il cancellino. E tipo, do le chiavi a tiro e faccio come vuoi. Secondo me, quelle sono le uova. Comunque, io mi giro verso gli altri. Tipo, ti guardo. Io me ne andrei. Forse sono le uova, cioè non ne sono sicuro. Però non possiamo lasciarle qua. Se sono le uova di quel drago lì, sono almeno due. Sono altri due draghi che tipo... Oh, sono uova, non rimangono, vanno via. Dipende, se si schiudono ti fanno voi via. Voi dovete andare via dopo quando uscite da qui, eh. Perché vi hanno chiesto letteralmente di andare da un'altra parte. Vi ricordo. Cioè, nel senso, è adesso o mai più. Vi hanno detto, quando uscite da lì... Vi hanno detto raggiungetemi in questo punto. Che non è vicino questo punto. Quindi la cosa è: o facciamo il culo alle due teste che ai due ringhi che ho sentito e al tizio che mi fa se sono cibo o... Oppure prima andiamo a vedere dove sta Frullamondata. Affrontiamo Frullamondata e se siamo interi torniamo qua. Io capisco che tu abbia problemi con la famiglia, ma il bene superiore è le uova. Io me ne vado. Che sicuro siano uova. Sospetto siano uova. Tocca a te, Triel. Pianti un altro colpo di anche te. Mentre dici questa cosa. E poi ti puoi muovere. Vi ricordo, visto che pare che nell'agosto ci siamo dimenticati, che la missione che vi ha dato Leosin era di andare nel vivaio e di fargli rapporto non a Greenest, perché lui andava via il giorno dopo. Dove dovete fare il rapporto? Aspetta, Elturel. Okay. Meno male che me lo ricordo io. Io ve lo dico, io alcune cose vi do documenti, altre sarà il caso che ve li ricordiate perché andavamo a Triel, se no. Vabbè, ma io me lo sono ricordato semplicemente perché ormai Elturel ce l'ho fissa in capo, traumi. Infantili. Vabbè. Riel, Zanzara morta. Triel comunque riprende le scale. Tashun, cosa fai? Segui Triel, ascolti Kiln. La situazione si è fatta complicata. Ma c'è un altro coboldo. No, sono tutti morti, tranquillo. Non li ho ancora cancellati. Cosa fai? Ho visto i commenti di Tower, ok. Yeah.
Fashion, cosa fai? I kobolti sono tutti morti, si è detto. Cioè. Mi avvicino al punto dove era coso e guardo meglio anch'io. I sassi che forse sono uova. Ok. Natura con svantaggio. Sì. Allora, fashion. No, svantaggio. Non sapresti dirlo da qua giù, avresti bisogno di toccarle. Ho capito. Più che altro vedo loro, giusto? No. Come no? No, perché io ho detto chiaramente, visto che non mi ascolti, che lo vedono solo chi ha aperto il cancellino ed entra dentro. Li poteva vedere e basta. Io perdo pezzi. Ma c'era la colonna. Io stamattina, stasera perdo pezzi. E perdi sempre pezzi perché non ascolti. Testito ringhiare e se sono voce chiedere tu cibo. Fine. Una voce cavernosa. No, questo è quello che ma senti. Non mi ricordo un cazzo, è quello il punto. Allora. Non è colpa mia. Fosforo. Io guardo essenzialmente chi ne faccio. Beh. E c'è là sotto. Non lo so, cioè, o lo facciamo tutti e ammazziamo quelli che ci hanno tipo ringhiato e detto tu cibo, ma tutti insieme, se no ce ne andiamo tutti insieme, però se ci sono le forse le uova dobbiamo distruggere le uova. Oppure possiamo fare una mossa più intelligente. Se sono lì e non ti hanno attaccato appena sei entrato, vuol dire che magari essenzialmente sono solamente cani da guardia. Se effettivamente gli sfami o cose simili sono cani da guardia. Fammi finire la frase, porca puttana. E effettivamente si presenta alla porta qualcuno che non sembra palesemente un ladro di uova, magari un coboldo o qualcosa del genere, possiamo forse prendere le uova senza fare casino. Ma non dobbiamo prenderle. Non sappiamo se sono uova. Se sono uova, almeno possiamo controllarle. Mandare qualcuno a controllarle. Voi a cibo? Sì. Sì? Facciamo uno scambio, però. Ok, mi fate una prova di percezione, Kiln, Tashund e Tyr? Sentiamo. Io non c'entravo niente, io me ne volevo andare con Triel. Ok, Kiln, te non noti nulla. Tashund, Tyr, questa colonna si è mossa. Siete sicurissimi che si sia mossa? Questa io colonna si è mossa? Io inizio a tirare via Kiln. Come vedi, no. No, no, che fai? Quella si è mossa. Cazzo, ha tirato iniziativa. Nax, cosa fai? Snax si gira verso Tash e fa: no, capo, non rubiamo solo le uova. Rubiamo anche le monete, gli oggetti, il cibo. E mentre fa tutto questo, soprattutto mi sposto qui. Ok, qui. Da dove sono usciti? Stavano semplicemente nascosti qui dentro. Ok, quindi questo è okay, quanto ho fatto 4 metri e mezzo. È inutile, se ci sono i cani da guardia ci mangiano, andiamocene via. Fatto 9 metri, 3 metri e faccio anche l'azione di scatto e raggiungo Tyr. Ok, Tyr, tossisci un po' più forte rispetto a prima e poi mi dici cosa fai. Io sono d'accordo con Tyr sul fatto che prima conviene trovare l'Angdedrosa frullata. Sì, frullamondat. E poi preoccuparci di cosa c'è qui sotto. Anche perché se sono effettivamente le uova, non scappano, non hanno i piedi. E poi la chiave del cancello ce l'abbiamo noi. Ma se si schiudono? Se si schiudono, escono dei piccoli draghi che non faranno mai danni quanto dei grandi draghi. I draghi giovani sono una minaccia lo stesso. Non i cuccioli.
E seguo Triel. Ok. Melee. Io sono d'accordo con loro e seguo anch'io loro. Non vale la pena sprecare le nostre energie qua, adesso. Anche te pianti il colpo di tosse ancora un po' più forte. Grazie, una persona che tossisce. Tipo, ti sei lamentato, ti sei lamentato tutta la sera perché con il tossino. Il... Che palle, siete dei noiosi. Si fonsono le uova e si schiudono dopo, però cosa facciamo? Triel. Andiamo a fare rapporto a chi di dovere. Andiamo su. Quanto faccio? 1, 2, 3, 5. Ok, hai fatto giusto. Potremmo risolvere i problemi adesso, invece aspettiamo Tashung. Di fare rapporto. Tashung torna indietro con molta grazia. Riuscire ad arrivare. E tra l'altro appena arrivo lì faccio ma state bene, perché immagino avrebbe sentito tossire un po'. Sì. Ma state bene? Non tanto. Zazà, cosa c'hai? Non lo so. Snax, tocca a te. Snax che sta respirando è benissimo proprio. Sì, sì, per Snax nessun problema. Sì, sì. Anzi, sei proprio di casa. Quel bel odore di sudore di coboldo. Non a tutti piace. Ok, mi faccio il movimento e mi rimetto in stealth perché andrò a controllare il prossimo. Io faccio... Ah, certo, sudore di coboldo. Chissà se... Effettivamente chissà se hanno leggendo il sudore, vabbè. Non mi interessa scoprirlo. Sei invisibile praticamente. Sono un camaleonte. Sì, sì. Sei un camaleonte. Andate controllando una cosa. Vedete. Dio. Giulio. Ok. Sarò stronzo. Va bene, tir nel frattempo. Si è mosso, che era un attimino, sto facendo una cosa. No, Tir. Io seguo loro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ok. Meli. Anche io li seguo, devo continuare a contare. No. Ora basta. Ok, filetto. Kill. Vero. Con un pochino di broncio, anche se non si vede. Quando ti muovi in furtività, ti muovi da metà. Questo vale per tutti. Però soprattutto per Snax, perché è in furtività adesso. Triel. Si mette qui e prova a sentire se sente qualche rumore venire da queste scale. Percezione. Yes. Solo il rumore di una caverna. Non riesce a sentire nient'altro. Gocciolare, strisciano, cose così. Tashund. Allora mi parto qui e mi metto in furtività. Combo. La smetti di sputare col polmoni? No, comunque veramente cioè io prendi sono qualcosa. Preoccupato anche io. Ma non stiamo dando niente, scusami. È imbarazzante, da tipo un mese che sei tutto così. Guarda sta roba. Io c'avevo la tosse così e ho iniziato a prendere questo e mi è passata. Non serve la ricetta. Cosa? Levotus. Sciroppo sedativo. Sì, uno sciroppo, cioè, non ti è scordato nulla, non ti sei andato a prendere nulla.
Ora ce l'ho poi, però. E dopo non piglio. Cerca di controllarla, però. Cioè, non lasciarti andare, perché se ti lasci andare una tira l'altra. Cerca, quando ti viene, prova a tenerla dentro. Al massimo, se nel momento in cui provi a tenerla dentro e ti sforzi, non ce la fai, ne dai uno grosso, piuttosto. Grosso che sposta un po' di schifo. Invece fai... perché non sposti niente, fai solo casino e ti spacchi il diaframma. Ok. Tirati su dritto, soprattutto. Comunque questa... Così... comunque questa non è tosse, questa è broncopolmonite spastica. No, è molto simile alla bronchite che avevo io, che praticamente hai... qualcosa qua alla biforcazione dei bronchi. Sì, ma che vedete è... che non ci può avere una broncopolmonite che dura da così tanto. Sì, cioè. Infatti. Ma perché beh, c'è il rischio che peggiori semplicemente. Sì. La bronchite quella, può diventare broncopolmonite. No, infatti, ma è tipo è quasi un mese che questo è parlando di una persona che ha avuto 5 bronchiti in 5 anni, lo so come non mi interessa con chi sto parlando, è preoccupante, punto. Sì, infatti, però la cosa è che cerca di controllare la tosse. Ma quando respiri senti qualcosa che si muove tipo no, la linguettina? No, assolutamente no. Anche qua sul petto, non ti senti qual niente. È la sensazione di far venire la tosse? Devi avere un fastidio dentro la trachea? Può darsi che tu abbia qualcosa di incastrato, di roba che dovrebbe uscire, tipo muco, cose che si è... E c'ho tipo pizziore. Devi prendere allora minchia, prenditi lo sciroppo sedativo. Sì. Ma tipo, prendi il dosaggio massimo, 10 ml ogni 6 ore, 3 volte al giorno, come facevo io, mi è passata la tosse. Cioè, mi è diventata grassa invece che secca. Sì. Cioè, perché altro, al di là che io t'ammazzo, se continui. Grazie. Questo magari un altro paio di maniche. Esatto. Cioè. No, però così in alto potrebbe essere tracheite, però, effettivamente, sì. Sì, anche quelle ne ho avute diverse, quindi ci sta. Sì, ma io un controllino me lo farei più. Fratello, manco fumi, cazzo. Mi sono fatto le lastre. Dio Cristo. Ho capito, cioè. Ma prendi che non è normale. La lastra vede cosa succede dopo. Tu devi capire perché ti viene così facilmente. Cioè, non è possibile che te in 3 sessioni a distanza anche abbastanza grande l'una dall'altra hai la stessa tosse e non accenna a migliorare. È grave, ok? Lo so. No, poi veramente, cioè anche i tuoi non ti hanno... Cioè, non riesci a parlare da quanta tosse sono c'hai. Sono accorti del fatto che tu abbia così tanta tosse. Lo sa. Che cazzo, mi vedono ogni giorno. Non ti hanno detto, prenditi questo. Ma cioè, mamma ha preso lo sciroppo, basta, è quello che piglio. Lo devi prendere spesso, basta. Piglio ogni non sera. Si discute. L'ha preso. Lo piglio ogni sera. Non va bene, evidentemente non basta ogni sera, devi prendere più volte. Esatto. Lo sciroppo prendi quello che ti dice la scatola, tipo su questo qua c'è scritto non riesci a parlare ore, da quattro, massimo 3 volte al giorno, lo prendi 3 volte al giorno a distanza di 6 ore. Io me lo portavo in ufficio lo sciroppo. Anch'io. Non è che te lo stiamo a dire perché rompi le palle, rompi anche un po' le scatole, anche, ma sei, anche se fai preoccupare. Cioè, no, no, è che è preoccupante. Al di là che sputi i bronchi. Se continui così ti ammazzi da solo. Vabbè, più che altro perché se continui rischi che ti vada in spasmo il diaframma e non respiri più, a me è successo. Fai tipo brutti 5 minuti, sono veramente brutti. Sì, no, ma infatti hai ragione Toy Tower, cioè nel senso... No, certo. No, non è che può continuare così, anche perché te non lo sai, ma nelle ultime 2 sessioni di D&D è stato così. Cioè, no... E uno l'abbiamo saltata perché lui stava male. Quindi è tipo un mese che sta così. Vabbè, Snacks, tocca a te. Snacks, diciamo, capo, non tossire. Ricordati che ti muovi dalla metà. Sì. Mi faccio... colazione mi faccio 6 metri. Arrivo qui. E col movimento, scusami. Colazione cercherei di capire se ci sono trappole sulle scale. Ok, mi fai un tiro di indagare o di percezione? Faccio. Visto percezione perché non è che indagare. L'indagazione. Non sembra esserci trappole su questa scala. Ok, però facciamo un. Ok.
Ti muovi di altro? No, però no, sì, il movimento. Tir. Io mi avvicino alle scale. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E mi fermo lì. Ok. Melì. Io li seguo. Allora, io non vedo qua da tiri. 1, 2, 3. Ringrazio a Berkaz che fa le luci rosse. 6. Spiazza. 4. No, che poi so qua tutto il punto che diventa bianco. Non vedo niente, zero. Quindi spero che siano stati sei quadretti. Quindi... Il. Ok. Riel. Riel. A questo punto tenta anche lei di tirare furtività. Tashung è tutto furtivo e voi altri di lui. Io lo tiro furtività ora, ma sì sì sì, no, ma kill e tir non se ne sono proprio curati, ma vabbè ho provato. Io devo spedire un pacco importante ad Amazon, eh? Ma non fuma Toyota Tower Gurir, è quella la cosa problematica. Vogliamo provare ad andare in pausa così spedisci il pacco velocemente? No, finiamo a sto punto. Finiamo un lo so se ci si fa in tempi brevi. Quanto è urgente il pacco? Abbastanza, però sono uno slow shader, quindi ci vorrà un pochino. Oh. Facciamo pausa! Pausa, se non ti basta andiamo tardi. Perché ci vuole mezzanotte. 5 minuti. Non ci si fa mai a fare 5 minuti. Va bene, facciamo pausa 5 minuti, dai. Vado. Portaci nel salotto, Bor, fai veloce col pacco, Berkaz. Io vado a prendere dell'acqua. Non è migliorata la situazione, Guri. Io vado a letto, buonanotte. No, 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 Bor, no, no, no. Posso, no. Ti prego. No, dai, 5 minuti. Quant'era bello. Quant'era bello quando stavo giù a Messina da mia madre che avevo il letto vicino al PC e giocavo dal letto. Giocare nel letto è comodissimo. Sei sotto le coperte calde. Mi devo comprare un portatile. Mi devo comprare. Non ti preoccupare, io non fumo. Quindi non c'è questo problema. Non fumo. È andato ad Amsterdam e non ha fumato. Cioè, da. Ah. Che ti devo dire? Sono una brutta persona. Non l'ho mai nascosto. Non si capisce le tue battute. Io ero andato a prendermi dell'acqua, ma ho cambiato idea e ho preso un budino. Gattina. No. Ieri sono andato a cena a casa del mio capo e c'è un gatto enorme, sembrava un orso. Oh. super peloso, che bello, super morbido. C'è un'amica di mia madre che ha prima aveva due Maine Coon, uno è morto, ma sono meravigliosi, sono quasi dolcissimi. Sì, Maine Coon si comportano come dei cani. Bello. Sono proprio dolci, 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 dolci. E poi sono delle tigri, cioè sono enormi. Infatti mi è dispiaciuto tantissimo quando ci ha detto che uno dei due era morto. No, infatti. Che poi era anche il più dolce dei due, quindi sono rimasta ancora più male perché era... Era quello più coccoloso. Sì, che ti appoggiava la testa sulle gambe se stavi seduto nel caffè. Stava lì, si metteva la testolina sulle gambe e si faceva fare le coccole. I coccole. Belli gatti. Sì. Il coccolone. Ho freddo.
E dire che fino a 2 settimane fa avevi caldo. È che non ho nemmeno i calzini e ho i piedi ghiacciati e quindi sento ancora più freddo ovunque. Hai caldo. La classica prerogativa femminile di avere i piedi freddi. Sì. Chissà perché. Però è vero. Sarà un motivo scientifico. Boh. Piedi. Piedi. Ah, mi metto sotto le coperte il mio regno. Che bello. Guarda che io voglio andare a letto, non me la metto così. Evviva i portatili! Porca puttana. Già. Ah, ma no, non hai cambiato stanza, è solo cambiato angolazione. Vai, aspettiamo che torni lo speditore di pacchi, che si riprende. Yes. Fa una mezz'ora, però. Beh. Però che non ci metta. Non ci metta troppo. Ora, se fa una mezz'ora dipende da voi. Io a mezzanotte vorrei staccare. Parliamoci chiaro. Dipende da voi. No, non si è capito. Io domattina. Da... No, devi andare al lavoro come me. Uguale. Come Bor. E vorrei staccare. Senza se e senza ma. Vediamo. No, vediamo. Mi piace di staccare. Si interrompe a metà combattimento, non si inizia il combattimento. Me ne frega, io per mezzanotte voglio dormire. Io troschi. Uriel, se sempre funziona la stessa identica maniera, non è una novità. So. Cioè, quando si riesce a finire, si termina la sessione. Capito? Io lavoro tutte le settimane. Bravo, anch'io. Cioè, non è che gli altri non lavoriamo. Semplicemente questa settimana è abbastanza... Le mie sono tutte tremende, tranquillo. È semplice. Vorrei andarmi a mezzanotte. Ma mancano sia Borg che Berkartz? Mi sa di sì. Oh, che bello, mi sta venendo un mal di testa. Oh, bene. Mamma mia. Siamo frascichi. Sì, abbastanza. Ma no, non è una matita. E nota che il problema tosse non è stato molto risolto. Appena tornano i due Tyr e Berkartz si riprende. 5 minuti. Sarà un pacco importante, saranno quelli che servono tipo... Capito, cioè, hai detto 5 minuti, io ho concesso 5 minuti. Mannaggia loro, io devo concedere 5 minuti. Madonna, mi sta prendendo un sonno, sono a biocco... Ora, anzi, si smette ora! Se dovete continuare, cioè, porca miseria. Miseria, cioè, allora si continua? No, si fa pausa. Va bene, facciamo pausa. Oh, io c'ho il sonno, io voglio andare a letto. Ragazzi, si interrompe, guarda. Risolto. Cioè, porca miseria, cioè. A saperlo. C'era coda. No, hai deciso che si interrompe qui. Vabbè. Perché? No, vabbè, si continua. Ma Bor c'è in tutto questo? No. Sì. No. Sì. Perché si è deciso di si interrompe qui? Mi ero mutato. Perché, cioè,
una c'ha sonno, uno ce l'ha andata. Ah, io più di mezzanotte non posso fare. Un altro c'è. Boh, raga, io stavo alle 4. Le sardine, raga, io avevo coda in bagno, che ci potevo fare? C'era finito. No, no, nel senso che c'era un'altra persona in bagno, non potevo fare niente, anzi ho provato a dire qualcosa, mi sono beccato pure insulti, quindi... Comunque, si riprende o no? Non ho capito. Io mi fermerei qua a sto punto. Io mi fermerei. Però... Per me è uguale. Io andrei a fare la nanna. Mi sto obbligando a giocare, no, allora, Master, tu cosa prevedi? Che... Io vi dico che da ora... Oh, allora, voi ci avete questo vizietto qui. Andate da una parte, iniziate qualcosa, poi... Andiamo da un'altra e iniziamo un'altra. Vediamo. Boh, non so cosa prevedere qua in questo caso. Cioè, andiamo indietro a prendere a calci le uova. No, no, no. Stavate per tornare indietro da ballerina per poi esplorare tutte le strade. Allora, se tiriamo, tiriamo dritto, quanto tempo dovrebbe mancare al breakpoint? Allora, stai partendo da così. Tiriamo dritto. Sì, sì, no, è per capire, perché tipo, non lo so, se è mezz'ora, considerando noi, solo due ore, quindi fermiamoci qua. Sì, vabbè, effettivamente. Meglio di no. Cioè, questa bello questa che dicevi che è stata meravigliosa, avete chiacchierato di niente per un'ora e mezza. Ma poi per 30 minuti avete fatto qualcosina. Vabbè, ma fa parte, una parte dell'esperienza del gioco di ruolo, poi tu hai detto che non è la roba pronta, quindi noi diluiamo tutto. Ah, vabbè, va benissimo, infatti. No, ma la cosa che mi fa morire, a parte che sono due ore di live, quindi sembra che abbia fatto la live più corta della vita. Cioè, vabbè, non abbiamo mai fatto una live di sole due ore, ma va bene, effettivamente andando a dire. Sì, sì, che l'abbiamo fatta. Finirebbe. Andando a dritto si finirebbe effettivamente più tardi di mezzanotte, ve lo dico subito, perché se voi andate a dritto per qui per mezzanotte secondo me non ci si fa, forse sì, forse no, dritto. Il problema è che non andiamo a dritto, cioè non ho voglia di stare a limitare il potenziale di demenza roleplay del mio personaggio perché devi tirare dritto, ok? Cioè se succede qualcosa di stupido io ci capitalizzo sopra, punto. Master, noi giriamo un angolo e rimaniamo almeno un quarto d'ora, se non mezz'ora, a decidere allora, cosa fare. Però mi dovete promettere una cosa, perché se no io la prossima settimana non gioco. Entro la prossima settimana, Guri deve avere 10 pacchi di Golia sulla scrivania. No, no, che scartoccia! Deve comprarsi lo sciroppo per la tosse. È lo sciroppo per la tosse che prenderà giornalmente. Allora, io voglio solo sapere una cosa. Allora, io voglio solo sapere una cosa. Al di là di questo corridoio ci sono le scale. Salite quelle scale? Sì. Sì. Ok, fantastico. Faccio conto che salite quelle scale. In cima a quelle scale che vi attende c'è una stanza maleodorante. Ok? Okay. Stanza maleodorante. Piena di... Il microfono. Gurir, disattiva il microfono. Piena di materassi sottili di paglia ricoperti da pellicce mal ridotte. Aspetta che non ho messo il ciclo ed è partita una musica. Vabbè, dove dormivano i coboldi? Esatto, un posto che puzza terribilmente. Ma proprio puzza. Immaginati una persona che... Immaginati Alvin. No. Ma perché? Cioè, sì. Però no. Tra questi giacigli maleodoranti ci sono ratti e piccole lucertole che sgusciano tra i rimasugli di cibo e le otri di vino ammuffite che sono abbandonate sul pavimento. Pavimento che è appiccicoso, viscoso, scivoloso, molto scivoloso. Voi vi affacciate, una merda, voi vi affacciate nella stanza, davanti a voi ci sono altre scale che salgono, ok? Alla base... Davanti a voi poi ci sono altre scale con alla base un cadavere di un coboldo nero precedentemente ammazzato. Tyr, non andare a Tyr, stai fermo! Perché ti devi muovere quando ti sto spostando io? Per fare vedere la gente. Dove... Oh no, so dove sia. Vi affacciate nella stanza e una figura vi dà il buongiorno. E qui chiudiamo, perché vi ritrovate davanti a Frullan Mondat. Ah, ah, è qui.
e alle sue due guardie, che sedute tra il sudicio vi vedono e si alzano prendendo le armi. Almeno interrompiamo qui, ok? Fantastico. Continua a non capire il suo posto. Continua a non capire la forma di sta grotta. Notate in cima alle scale che ci sono altri cadaveri di coboldi. Probabilmente è il posto dove avete combattuto tutti quei coboldi, quei 400 milioni di coboldi in precedenza. Ok? Hanno preso a schiaffi. Ok. Quindi qui si combatterà lo scontro con Frulan Mondatte, che ovviamente in 24 minuti non penso riuscite a risolvere. Cioè, forse sì. Forse no. Siamo molto forte. Quindi, se volete, si ritorna sulla mappa di gioco e tiro iniziativa. Se no, si interrompe qui. Ma in realtà non ce ne siamo mai andati dalla mappa di gioco. No, sì, più che altro la cosa è che... Cioè, fight, siamo scarichi, non abbiamo neanche la roba per fare tanti danni, cioè non lo so. Quanto cioè, andiamo veramente ci siete. Avanti a andiamo a pizzicotti. Ormai siete lì davanti. Cioè, che combattiamo comunque anche la prossima volta senza niente. Cioè, esatto. Quello per forza. Ormai almeno... questa è fatta. No, sì, però ma cioè, magari ci vuole più tempo. Per questo ci vuole magari tanto. Combattiamo... Senza il rumore bianco in sottofondo. Senza la tosse di pure. Anche. Comunque poi eravamo in salotto, lo so che eravamo in salotto, l'ho visto che eravamo in salotto, vero. Non fare il furbo con me. È vero, mi ero scordato completamente che ci eravamo messi in salotto. Quindi ci interrompiamo qui, lo scontro lo vogliamo fare la prossima volta? Sì, per favore. Più che altro perché magari a Gurir passa la tosse, se lo so che è una speranza un po' vana la mia, ma ancora io spero che sto figliolo stia bene, è tristissimo che spero che stia bene, cioè io inizio veramente ad angosciarmi. Mandiamogli una confezione di sciroppo da Amazon. Comunque, ora Borci può spostare la sessione, la concludiamo qui. Borci può spostare effettivamente in salotto. La prossima volta facciamo la battaglia. Dio, che vi ho detto? Fate attenzione a cosa fate. Ma oggi avete fatto troppa attenzione a cosa fate. Ascolta. Ascolta, facciamo quello che bilanciate le cose. Bilanciate le cose. There is no in between. No, veramente. Domani, prossima volta io tornerò a non essere attenta a niente. Ok, va bene, morirete tutti, va bene. Moriamo lo stesso. Comunque, da queste scale tornate nella stanza, quella dove avete affrontato i draghi, per capirsi. Sì. Merda, c'è merda. La freccia che ho messo io. Sì. Ora, niente, questo. Niente, come cazzo la chiamiamo sta sessione? Non avete fatto nulla, avete chiacchierato per 2 ore e mezzo. Avete ucciso 4 koboldi. Uova alla cock. Avete recuperato le vostre oggetti. Non avete neanche preso la pietrosa. Uova tra parentesi punto di domanda alla cock. Il podcast del fringuello. Il podcast del fringuello per me vince su tutto. Il podcast del fringuello. Sì. Cioè, volevamo fare il podcast, abbiamo chiacchierato per 1 ora e mezzo di niente, di piani, che poi siete stati 30 minuti a parlare del piano. La faccio trasformare Lang de Drosa, io lì pensavo, ma lei non l'ha mai visto Lang de Drosa? Come fa a trasformarsi in poi? L'ha carbonizzato, cioè, ha preso il cadavere e gli ha iniziato a vomitare fuoco addosso e io... No, di più riconoscibile. Poi, ora, non è per essere, ma lei ha lasciato Lang de Drosa lì, no? E poi se n'è andata. Non sente più nulla da Lang de Drosa, perché comunque ci salite, andate da ballerina, chiacchierate, tornate indietro, eccetera, non sente più nulla. Ha sentito i rumori dello scontro, probabilmente, perché sono volate i pezzi incantesimi, esplosioni, fiamme, fuoco, eccetera. Arriva Lang de Drosa con voi sei e secondo te, voi, non gli viene un piccolo sospetto che possa essere uno di voi? Piccolo, eh? Ma lei non sa che c'è Valerina. Di conseguenza non poteva... Ma si immagina che ci sia un incantatore, un incantesimo quello, ragazzi cari, Basta l'incantatore. È vero che non sa che c'è Valerina, però... Cioè... Ma quello è quel momento di sorpresa in cui tu poi cominci a menare.
Comunque almeno sappiamo. Allora, non abbiamo bene il titolo di questa sessione, perché il podcast del Fringuello a me piace, quindi sì, ci sta. Anche le uova del Fringuello secondo me ci bannano. Però abbiamo il nome della prossima sessione. Già sappiamo che la prossima si chiamerà Frullata Montata. Sì. Perché Frullata Montata? Perché le uova del Fringuello ci bannano? Perché sono le uova le uova dell'uccellino. Non stai migliorando la situazione. Vabbè, ma l'intento nel modo più ingenuo. Gli uccelli fanno le uova. Spiegalo al signor Twitch. Il modo dai, ma scusa. Anche i coboldi, anche i coboldi. La compagnia del coboldello. Ora lo chiamo due ore di niente. Cioè, va bene, due ore di niente. La compagnia del coltello. Questa puntata. Questa puntata la potete skippare. Ne è successo un cazzo. Due filler. Però è stato divertente. Ho scoperto che tengono due uova. Hanno due uova. Esatto. Comunque mi è venuta in mente una proposta. Cioè, io ho capito che sono indietro col lavoro, ma in realtà un pezzo ve l'ho praticamente finito, potete avanzare se volete. Okay. Mi è venuta in mente un'idea per fare una sessione tipo di quelle un po' strane evento. Facciamo un drinking game. Vero? No, facciamo una sessione tipo, non lo so, episodio spin-off di questa, dove facciamo il drinking game, tipo ci diamo delle regole e se succede si beve. Allora, considera che il mio compleanno quest'anno cade di mercoledì. È vero. Se non facciamo il tuo compleanno. Se vogliamo fare questa cosa, si deve fare nel weekend, perché io il giovedì lavoro. Anch'io. Anch'io il giovedì lavoro. Allora. Lavorare il compleanno. Però finita la sessione puoi andare a dormire. Di solito il problema dello sbronzarsi è che fai anche tardi. A meno che non lo facciamo la settimana prossima, che sono in ferie. Beh, no, ma se no lo faccio. Peccato che sei te in ferie e io no. Un venerdì sera per fare una cosa del genere potrei anche impegnarmelo, cioè come uscire. Ma io non ho alcol in casa, cioè ne ho tanto in realtà alcol. Se compra. Cioè hai detto io non ho alcol in casa, cioè in realtà ne ho tanto. Ma è brutto, cioè sono bottiglie che mi hanno regalato, cioè qualche vino. Comprati una bottiglia di qualcosa. Poi notate, cioè non è io che... berrò il Montenegro, mi compro una bottiglia di Montenegro per mio farlo. Mio Dio. Ma piuttosto mi prendo la volete, un Southern Comfort. La volete è una one shot in cui finiamo tutti i biachi tradici, sì. Compreso Gurir, ricordati che c'è Gurir. Ricordatevi che c'è Gurir. Sì, vabbè, ma ascolta, allora... ma se sono ubriaco lo sopporto di più. Allora, io dopo il terzo cicchetto di Southern Comfort ubriaco, mi addormento sulla tastiera. Però tutti con le webcam, anche Bor, perché sì. Bor fa il furbetto ed è già la seconda sessione che non mette la webcam. Sì, promesso, la prossima volta la metto. Questa storia. Mercoledì prossimo ci ritroviamo qui per una sessione, sperando che non siano altre due ore di niente. Eh no, siamo davanti a Frullamondat. Beh, parte il fight. Muoio io, tesoro. Io avevo considerato che che oggi questo dungeon si finiva, ti facevo passaggio di livello. E si passava il capitolo dopo, cioè avevo già prevista questa cosa, perché è rimasto poco da fare. Ho detto, ma sì, finora sto buttato nelle stanze così di testa, nonostante le mega mazzate che si sono presi, continueranno a farlo? No. Improvvisamente finiti gli incantesimi, finite le cose, improvvisamente, oh, ma posso farlo questo passo secondo te? Faccio 14 tiri per fare questo passo, ragazzi. Posso tirare percezione per vedere dove mette i piedi se c'è un sasso? Sì. Questo è più o meno quello che è successo. Finiti gli incantesimi, finite le cure, si diventa cauti. Porca miseria, ora ho capito come avevi giocato i cauti, vai, porca zozza. Ma come? Va bene, dai. Allora via, finisce addirittura prima di mezzanotte, quando mai? Quindi, l'ultima parola ce la dice Bor, che almeno così so che è ancora connesso. L'ultima parola della sessione ce la dici poi sarà alla fine, okay. tieni la sospanza, smettila di scrivere al cellulare con le fine. No, non sto scrivendo al cellulare, sto guardando una roba che devo dare una risposta per domani. Tanto non te la danno. No, non è per darmi, perché domani devo andare a giocare a calcetto, ma mi sa che non faccio in tempo uscendo dal lavoro. Ai. Va bene, al di là di tutto spero vi siate divertiti. Noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 9:15, sperando che non siano due ore di nulla come sto giro, letteralmente. Ma tanto c'è comunque almeno lo scontro.
Vi ricordiamo che c'è il Patreon, c'è Telegram, c'è Facebook, c'è Instagram. Io con i meme, il mio gruppo non ha fantasia, quindi invito la chat a inviarci i meme. Questa settimana non sono stato nelle condizioni di fare i meme, scusami. E recupera. E recupererò, però adesso devo andare a prendere la roba per il calcetto, quindi sei te che hai detto facciamo il canale dei meme che me ne occupo io. E te, hai detto te. E non mi puoi neanche rispondere perché ho ragione. E lo sai che ho ragione. Ho fatto botto di meme sta settimana, non sono stato nelle condizioni di farli, ripeto. Adesso riprenderò. Bene, va bene, va bene. Hai una settimana aggiuntiva perché tanto non è successo niente in questa settimana, quindi puoi recuperare tranquillamente. Ma questa secondo me è molto memabile come sessione, però ok. Ovviamente sì. Comunque posso dire che le interazioni tra me e Kill non sono... Ma infatti non ho ancora capito perché vi fanno parlare. Cioè, ma poi benissimo perché iniziate a parlare. Iniziate a parlare stronzate. Non è che vi interrompono, vi guardano. Iniziamo a parlare stronzate. E c'è la faccia di dire che è proprio questa. Cioè, Snacks è così? Non lo so perché tanto va così. È affascinante, è affascinante. Perché tanto sì, ma no, so. più che altro come dice il detto, grandi menti all'unisono. Esatto. Bor non lo so perché non mette la webcam, quindi fondamentalmente ci sono quattro persone che guardano, due che sparano stronzate per 30-40 minuti. Oddio, potrebbe essere un format di successo enorme. Stanno aumentando questi minuti. Perché non facciamo questo invece di fare le sessioni? Effettivamente sì, cazzo, io farlo un format. Io muoio di fatica a preparare gli scontri. Io e Berenice tutto, che parliamo totalmente tipo a flusso di coscienza su un argomento a caso. Esatto. Per quattro ore, a dritto, io vi do l'argomento e poi me ne vado a farmi un tè. Tanto, e voi chiacchierate. Ma il bello è che io faccio così soltanto quando sono lì. Perché io non sono una persona chiacchierona. Quindi... No, io sono chiacchierone di base, però non così stupido, ecco. È lo spirito dell'ascia. Esatto, è lo spirito dell'ascia. Lo spirito, sì, è la violenza. Però ti esce molto bene la chiacchierona, eh. Botto. Sembra che sia naturale. Infatti chissà perché... È la chiacchierona repressa in te. Esatto. In ogni caso, ragazzi cari, ci vediamo mercoledì prossimo alle 9:15 con la compagnia del Fringuero nel... Non nel, ma nella tirannia dei draghi. Nel era la vecchia campagna, l'abbiamo esaurita in la tirannia dei draghi. Però siete divertiti, buonanotte, buona morte, saluto a Gurir. Alla prossima settimana, Bor, a te l'ultima parola e poi portaci in auto. Sciroppo. Buonanotte. Sciroppo. Buono sciroppo a tutti. Buonanotte, buon sciroppo. Buono sciroppo.